felice tradizione, quando ci sono dei momenti particolarmente importanti, belli e stimolanti, e quello di questa mattina è certamente così, di poter avere in quest'aula magna che sia studenti di psicologia, oggi pomeriggio ci saranno quelli di pedagogia, per una sessione, viene raddoppiata la sessione, e ringrazio subito anche il dottor Emilio Cozzi per la disponibilità che ha dato per affrontare un tema realtà e in gioco che penso è vicino a tutti noi, che era in prova insomma anche una bella, questa bella presenza, cioè sia degli studenti di psicologia, perché è una dimensione, è un'esperienza più che altro che attraversa tutta la nostra esistenza, non è una questione di età, no. Se tra un po' avremo, non so, anche se c'è uno studio sugli ultra ottantenni che giocano forte, ma forse è interessante, che magari può aiutare, in questo non lo so, lo scopriremo, ma anche, diciamo anche, siamo contenti che siano qui con noi gli studenti di Quinta. Dove sono quelli di Quinta? Perché hanno avuto uno spoiler, hanno detto che forse una delle possibili tracce dell'esame di Stato è proprio realtà e barra in gioco, game online, virtual reality ed e-sport. Allora hanno detto potrebbe essere molto utile venire. No, siamo proprio contenti che possa venire perché è un ambito che facendo anche pratica e comunicazione è molto importante. C'è anche il gruppetto di Quarta. Guarda avanti, vedi che bravi che sono. Sono arrivati dopo e ho posto, giustamente. Siamo proprio contenti anche con i docenti della scuola superiore e poi dell'università. Insomma, ben arrivati, ci godiamo questo momento che abbiamo tutti assieme. Io ringrazio, come ho fatto anche ieri sera, ma proprio dal cuore, il dottor Cozzi anche per la disponibilità che ha dato anche di affrontare questo tema che ma è, lui è una figura anche molto, molto importante che presidia proprio le punte di queste realtà. E anche al professor Don Giovanni Fasoli, perché c'è tutta un'area, per farlo per gli studenti delle superiori, c'è tutta un'area della psicologia e della pedagogia che è presidiata dal professor Don Giovanni, che tratta proprio queste tematiche, ed è grazie a lui che si fanno anche molteplici attività, tra l'altro anche con i genitori, qua dei genitori dei ragazzi della scuola superiore, e facciamo entrare anche loro nella realtà aumentata, dove li facciamo entrare. Basta che siamo lontani, vi facciamo entrare dove vogliono, ok? Quindi c'è tutto un lavoro anche con l'Istituto Salesiano San Marco. Io lascio subito la parola a Giovanni e facciamo subito un applauso al dottor Cozzi e anche a grazie. Allora dico due cose perché il resto sarà uno spettacolo proprio. Voi assisterete non a una lezione, non a una conferenza, ma a uno spettacolo. Questa è stata la sensazione che ho provato io quando l'ho sentito al master del Minotauro di Milano su psicologia e nuove tecnologie. Ho detto no, questo qui è un grande, questo deve venire allo IUS, perché lui stesso è un aggregatore di realtà virtuale, è un social network, è la possibilità di entrare dentro una realtà che, cito Ready Player One di Steven Spielberg, citazioni sacre in silenzio, e sono venuto qui su Fortnite, su Apex, non so dove siete voi, Borussia, non so, magari qualcuno è rimasto su YouPorn, va bene, allora sono venuto qui a conoscete. No, la settimana scorsa ero in una scuola e ho detto che da quando è nato Fortnite sono diminuite le navigazioni maschili su YouPorn. Un ragazzo mi ha guardato e mi ha detto prego, Pornhub. Gli ho detto scusa se non lo sapevo. Va bene. Allora, non mi serve il silenzio per la citazione sacra e poi lascio la parola al dottor Cozzi. Parsifal, nickname di Wade Watson, dice sono venuto su Oasis, quando sono venuto su Oasis ci sono venuto perché pensavo di evadere, ma poi ho trovato qualcosa che è più grande di me. Ecco, io vi auguro oggi dentro questa esperienza che andremo a vivere di trovare qualcosa di più grande di quello
che ci aspettavamo. Buon ascolto. Grazie direttore, grazie Giovanni per l'invito e soprattutto per l'ansia della prestazione che adesso mi ha giustamente montato. Non è una questione di età, diceva bene prima il direttore, lo dimostro io. Ho 45 anni, buongiorno, come avrete intuito sono Emilio Pozzi e inizio sempre questi interventi con una battuta che è vera. Mi occupo di videogiochi, di realtà virtuale, di sport, mi occupo di spazio. Quando lo dico in giro, quando mi viene richiesto, tutti dicono ma che bello, interessante, bellissimo, ma per lavoro cosa fai? Faccio esattamente questo, mi occupo di videogiochi. Il tentativo di queste due ore e passa sarà spiegarvi perché io mi occupi di videogiochi e secondo me perché voi, a prescindere dalla disciplina di cui vi occuperete poi in futuro in ambito lavorativo, dovete immediatamente interessarvi a quello che è un fenomeno, diceva bene adesso Don Giovanni. Qualcosa che va al di là dei propri confini, andrà sempre più al di là dei propri confini, cosa che già succede adesso. Per cui intanto io partirei chiedendo a voi cos'è oggi, però chi videogioca intanto qui? O ha amici che videogiocano, parenti, figli, mamme, genitori che videogiocano? Quanti sono qui videogiocatori? Qualcuno, vedo anche in camera. E cos'è oggi per voi videogioco? Questo è un esempio, questo è uscito 10 giorni fa. I've seen the power of the Anthem destroy entire civilizations. You have no idea what the Heart of Rage can do to that person. I feel a new power in the world. It's calling me. For generations, our people struggled just to survive. Ready go. Let's go! The javelins allowed us to fight back the chaos. Walls protected our families, loved ones. Remember, we're a team. I'm right there with you. It's a freelancer job. Always has been. But the Anthem still rages. And walls can only do so much. But with the power of the Anthem at my fingertips, I will end all this needless suffering. Run! Domenica, cioè 2 giorni fa, 3 giorni fa, che è questa. Notate di Max, canale 52 in chiaro. Per la prima volta in Italia una competizione digitale, quella che appunto si chiama eSport, cioè persone che per professione, ragazzi della vostra età, spesso molto più giovani, videogiocano. Sono pagati per videogiocare. In Italia domenica, per la prima volta in chiaro, l'aveva già fatto Sky l'anno scorso, la finale di Fortnite, che oggi è un gioco che ha 200 milioni di utenti attivi, in calo, 250 fino a 3 mesi fa, 200 milioni di persone che giocano assiduamente e costantemente a un videogioco. Attenzione, un gioco online, un gioco per cui si parla con gli altri, un gioco per cui si gioca insieme con gli altri. Per cui voglio farvi vedere una cosa, se la riconoscete. Cos'è questa secondo voi? Questa è la finale, ma fatto io chiedo scusa, si vede, non sono fotografo. Questa è la finale di Call of Duty Code XP 2016 al Forum di Los Angeles. Se qualcuno conosce il basket dove giocava Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, la leggenda, il momento sacro, giustamente. Un posto da 10.000 persone, si pagava un biglietto per entrare, dove i migliori giocatori di Call of Duty, uno spara tutto per essere banali, immagino qualcuno di voi lo conosca, se non tutti, diciamo affrontavano contendendosi un montepremi da $1 milione. L'evento è abbastanza, diciamo, in vista, tanto che durante l'intervallo Snoop Dogg e Wiz Khalifa hanno fatto uno show. Snoop Dogg e Wiz Khalifa, qua sono piuttosto noti, a Los Angeles sono veramente
non la Trinità, ne manca uno, ma qualcosa del genere. Durante l'intervallo dello show hanno fatto, si sono esibiti. Questo per dire che il videogioco comincia a essere un po' oltre i propri confini, quelli che fino a 10 anni fa si dicevano essere limitati a una cameretta con un ragazzo che, isolato dal mondo, in qualche modo sfogava le proprie frustrazioni. Tanto che, permettetemi l'autocitazione, questo sono io a novembre dell'anno scorso, finale mondiale di Gran Turismo, GT World Championship, a Monaco, a Monte Carlo. Prima di iniziarsi la gara finale, Lewis Hamilton, che aveva vinto la settimana prima il 5° titolo mondiale, è venuto a salutare i piloti. Certo, hanno pagato un sacco di soldi, senza usare di parole, ma anche questo significa che qualcosa lì dietro è ben più grosso di quanto uno che non si intende possa immaginare. Tanto che vediamo se riconoscete questa cosa. Look at this. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. There's a what there? Did you tell me you're recording? There's a Vaporeon. That's funny. Oh my god, I like it. Oh my god. Everyone's just. Well. Can you please tell us? Pare a sempre. 6.000 persone in mezz'ora, 6.000 persone in mezz'ora si accumulano in Central Park, lasciando le macchine non in seconda fila, lasciandoli in mezzo alla strada, per accaparrarsi un rarissimo Pokémon. Era Pokémon Go. Ripeto, 6.000 persone, notare l'orario, qua si vede male, e l'età, tornando al discorso del direttore, non erano ragazzini di 12 anni in cui i genitori si sono fatti accompagnare, perché per loro è difficile raggiungere Central Park in 10 minuti. Era gente della mia età, probabilmente anche qualche ottantenne che passeggiava al parco, sempre al parco la notte, che visto Vaporeon non poteva esimersi dal catturarlo, rarissimo. Benissimo, sono un po' dappertutto oggi i videogiochi, questa foto lo dimostra. Ma per spiegarvi davvero perché io sono qui a 45 anni a occuparmi, a parlare con voi di videogiochi, c'è questo video che è tra l'altro la tesi di laurea di due studenti allora dell'Accademia di Belle Arti di Gerusalemme, che in 6 minuti racconta molte cose, ve lo faccio vedere e poi ne parliamo. Si intitola Sight. Good job. Excellent. Well done. Level complete. Welcome. Snail zombies from your backyard. Life is a journey, and in this journey, we all want to do more, experience more, feel more, and live with no boundaries. And why shouldn't we? Sight System presents Sightseeing.
Feel free to go anywhere. Reminder. Date at 9 p.m. Choose outfit. Patrick? Oh. Hi. Hi, Daphne. How are you? Sorry. It's okay. You look great. Thank you. Love your jacket. Thanks. It's a sports jacket, so it's a lot less official than it looks. What do you mean? Sorry? What's the difference between a sports jacket and a normal one? I guess a sports jacket is for people who want to look good even when they're chased by the police. Anyway, I hope you're hungry. This place has the best burgers in town. Oh, actually I'm vegetarian. Oh. Yeah. Really? Because you didn't say it on your profile, so... Well, I don't write everything on my profile, so... Do you want to go somewhere else? No, it's okay. I'll find something on the menu. Well, how about a glass of wine for starters? Yeah. Great. So... Are there any other things on your profile that you didn't write about that I should know, or... Aren't you scared of jogging by yourself in the city? Not really. Besides, I'm about to hit level 5 on Marathon Master. Pretty impressive. I know. What is scary though? On my last route, my site crashed. So scary. I didn't see anything. I couldn't find my way home. The site doesn't crash. Oh, it did? I was totally lost. I didn't see anything. That doesn't happen since our last patch. Do you work there or something? Really? Yeah. Wow. What do you do there? Nothing serious. I'm just a simple engineer. Actually, I read about your company in the news. Is it true that you guys implant stuff and manipulate people's sites? No. It's just bullshit. But anyway, I don't want to talk about work. Not when I'm here with such a pretty lady. You know, you really get me. You know, I can tell what you're thinking right now. Really? What? Well, we finished our drinks. What are we going to do? How about we go to my place for a nightcap? Well, if you're so good in reading my mind, you should know what I'm going to say. Nice place you've got here. It's all right, I guess. A toast for a perfect night. Why are you drinking? What's that? No. A dating app. No. Oh. It's for programming. It's just my luck. A friggin' gay agent. Disgusting. Wait, no, Steph, wait. Do not touch me, you creep. Fed it. I said wait. Now let's try this.
attesa perché voglio riprovarci, che è tipico dei videogiochi, se ci pensate. Finisci un livello, sbagli, ti uccidono, ricominci. Qual è il problema? Cosa ne pensate? Fantascienza, inquietante. Sembra un po' Black Mirror, avete presente Black Mirror? È curioso che sia uscito contemporaneamente alla prima serie di Black Mirror, 2012. Questo dice che spesso l'arte fa questo, interpreta più o meno coscientemente qualcosa che serpeggia nell'anima, no? Sono usciti insieme, questo non è una copia, così come Black Mirror non è una copia di questa cosa qui. Cosa ci vedete qui dentro? Cosa c'è di finto? Cosa c'è di vero? Sempre che ci sia qualcosa di vero. Intanto io vedo, al di là del fatto che sia un'ottima prova registica, ripeto, è una tesi di laurea, ed è curioso come i due ragazzi oggi lavori a MetaVision, che è una startup in California che si occupa di realtà aumentata, meglio mista, sono della realtà aumentata, poi ne parliamo bene. C'è un mondo, diciamo così, parallelo, sovrapposto a quello reale, che poi è quello che si vede qui dentro. Non è la realtà virtuale, adesso scusate la banalizzazione, che ti porta da un'altra parte. Tu ti infili il visore, poi li vediamo, Oculus, PlayStation VR, e magicamente sei altrove. Sei a combattere con gli esoscheletri di Ante, sei nella preistoria, sei durante la rivoluzione francese, sei in un laboratorio medico. No, qui sei dove sei, rimani lì, ma oltre a quello che vedi, si aumentano i contenuti del percepito, che è un po' questa roba qui. Quindi c'è una grande prova registica, non so se avete notato spesso il campo contro campo, quello che vedono loro è quello che in realtà li circonda, cioè niente. Lui è da solo all'inizio che mangia in una sala, in una stanza vuota, completamente vuota, vuota dal punto di vista, come dire, della realtà tattica, ma in realtà piena di roba, c'è anche un Van Gogh quando lei va a trovarlo la sera. E soprattutto questa pervasività della tecnologia, che oggi è dappertutto, non solo della tecnologia, direi del videogioco. C'è questa tendenza, se ci pensate bene, a farci credere che la realtà, come in un videogioco, sia accomodata per soddisfarci in maniera più o meno rapida, ma in maniera subito esperibile. Io in un videogioco esigo di migliorare, voglio che il mio miglioramento sia certificato dal punteggio, dalla mia barra dell'energia che sale, dai punti, da una vita extra. Così. E non posso accettare di perdere. O se perdo, ricomincio. Anche se ricominciare significa violare la privacy di un'altra persona, significa magari utilizzare la tecnologia per scansionarla e conteggiare una donna o un uomo, viceversa. Tutto falso, c'è pure l'interfaccia ottica innestata nella pupilla, ma figurarsi se queste cose sono vere. Tutto finto, Black Mirror, forse, o forse no. Questo è un altro videogioco. Si chiama Chroma Roma. L'avete mai sentito nominare? No, perché si poteva giocare solo a Londra. Oggi è custodita addirittura al Victoria and Albert Museum, è un museo abbastanza, come dire, ingessato, diciamo così, un po' istituzionale, dove anche grandi opere della Vittoriana non sono, che oggi ospita Chroma Roma come uno dei migliori esempi di
interfaccia con l'interfaccia utente. Questa è una roba nuova. Nel 2012 a Roma c'erano le Olimpiadi, ricordate? Prima delle Olimpiadi hanno diffuso questa applicazione per cellulari, per smartphone, eccetera, eccetera, attraverso la quale voi potevate girare Londra, tipo Foursquare, e a seconda di dove sareste andati avreste accumulato dei punti. Era fatta per incentivare l'utilizzo del sistema pubblico, del trasporto pubblico, e per suggerire ai londinesi di andare in alcuni posti molto importanti per Londra dal punto di vista storico e culturale, ma molto poco visitati dai londinesi stessi. Ebbene, si giocava utilizzando la Ulster Card, l'abbonamento della metropolitana, dei mezzi pubblici. L'80% dei londinesi ci ha giocato. Ha visitato dei posti che non conosceva o conosceva poco di Londra e ha usato i mezzi pubblici molto più del normale. Poi hanno smesso di usarla, qualcuno ancora la utilizza, ma cominciate a vedere, proprio come nel slide filmato di prima, quanto la realtà virtuale, che qualcuno dice non esistere, e la realtà esperibile, io direi nemmeno sono sovrapposte. Cominciano a essere una dentro l'altra, una sempre più compenetrata nell'altra. Tanto che, a proposito, scusatemi, se avete domande, se siete convinti che dica un sacco di stupidaggini, per favore ditemelo subito, così io non mi offendo e parliamo istantaneamente. Perché adesso voglio farvi vedere una cosa ancora più inquietante. Once there were more than 7 billion people in the world. The human race ruled supreme, its dominance taken for granted. I find it hard to picture that world now. The plague was unlike anything we had ever encountered before. It came out of nowhere, spreading undetected. Its only symptom, a tiny cough. We think patient zero became infected in Africa, but we can't be sure. By the time we spotted it, 10% of the world was infected. Even then, we didn't take it very seriously. But everything changed when it mutated and people began to drop dead in the streets. It rapidly became the greatest threat that our species had ever faced. Governments united in an extraordinary effort to develop a cure, but it wasn't enough. Civilizations collapsed. The plague keeps killing. Now we live in a lab, isolated from those we try to save. Ethics and morals long gone. The cure is all that matters now. It evolves so damn fast, but we are close. We just need more time. Miglior gioco di strategia del 2012, a oggi uno dei 20 giochi più scaricati della storia su iStore, su tutti i negozi digitali. Si intitola Plague Inc., non sto facendo di pubblicità, ma vi garantisco che non ci guadagno un euro. La storia è curiosa, questo gioco uscì nel 2012, cosa chiede al giocatore? Avete visto Contagion, il film dove c'è quella malattia che stermina l'umanità? È simile, con una differenza, il giocatore è la malattia, cioè voi dovete aprire l'applicazione, costava quando è uscita nemmeno $1.99, profilare un virus, un batterio, un fungo, decidendo se sarebbe stato più trasmissibile via aerea o attraverso gli animali, o più resistente al caldo o più resistente al freddo, scegliere una nazione da cui iniziare l'epidemia e fare in modo che l'epidemia si propagasse in tutto il mondo, uccidendo tutti gli esseri umani prima che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come dire, prendesse provvedimenti e riuscisse a fermarvi. Un gioco terribile, se ci si pensa. Un gioco di strategia che richiede un grande impegno, tra l'altro non è mica facile vincere, per distruggere la razza umana. Pazzesco, terribile. Lo ha inventato, ai tempi aveva 25 anni, questo James Bonner, un ragazzino inglese, che con 5.000 sterline, lui non era un game designer, è un analista, un consulente di aziende, dal punto di vista finanziario, con una grande passione per la biologia, che un po' si vede, lo ha inventato nel tempo libero. Ha chiamato tre suoi amici, da 5.000 sterline e un laptop, un
guardate che cosa dite, aiutatemi a fare questo gioco. Lo finisce, non ci crede affatto, va in vacanza, intanto lo manda a Store, ad Apple per la pubblicazione. Voi sapete che c'è una pratica di approvazione. Apple deve dire sì, questo gioco rispecchia i nostri canoni, la nostra policy, non ci sono offese dal punto di vista politico o religioso, dopo un po' lo provano. Lui se ne disinteressa, lo manda e va in vacanza. Torna dopo 2 settimane dal mare e il gioco è primo in classifica in Gran Bretagna. Dopo altri 2 giorni è primo in classifica in Europa. Oggi la sua comunità di gioco ha sterminato il mondo, la razza umana, 1.215.000.000 di volte. I tre tizi che aveva pagato 5.000 sterline, ora lavorano per lui con altre 50 persone, e questo gioco ancora vive con tutte le sue evoluzioni. Ma la cosa più interessante non è tanto come si è cambiata la vita a questo imprenditore, è che l'anno dopo i CDC di Atlanta, che sono il nostro ministero della sanità in America, invitano James Vaughan per una lecture, per una comunità di scienziati e di medici che si occupa di prevenire le malattie e di curarle negli Stati Uniti. Benissimo, perché il modello matematico che presiede a questo videogioco è altamente verosimile, cioè il modo in cui i virus si propagano è abbastanza simile al gioco, anzi è quasi predittivo, cioè giocando voi potete capire molto bene come un'epidemia si diffonda. Vi ricordo una cosa, nel 2012 c'è stato il picco più alto degli ultimi 50 anni di Ebola in Africa occidentale, ve lo ricordate? In quel momento questo gioco diventa quasi profetico, cioè c'è una epidemia che a un certo punto rischia di attaccare gli Stati Uniti, l'Europa e anche l'Italia, se ricordate, che mette piuttosto in allarme tutta la comunità medica e scientifica mondiale. Benissimo, cosa decidono questi medici con James Vaughan? Ma se noi, visto che tu hai milioni di utenti, utilizzassimo il videogioco per diffondere una consapevolezza sulla profilassi, su cosa fare se uno va a farsi un viaggio in posti a rischio, o cosa fare se uno pensa di aver contratto una malattia, questo potrebbe essere interessante, potrebbe essere utile. Lo fanno. Non solo, l'anno dopo lui, durante uno dei picchi più gravi di Ebola, si mette d'accordo con la Croce Rossa, perché voi nel gioco potete, pagando ovviamente, comprare dei potenziamenti del vostro virus. Io voglio che il virus sia un pochino più aggressivo, pago 1 euro e il mio virus diventa letale. Benissimo, lui ha fatto per 2 mesi una raccolta fondi attraverso la quale, con queste microtransazioni, si chiamano cioè investimenti pochi spiccioli, si finanziava la Croce Rossa internazionale che in quel momento era sul campo in Africa occidentale a combattere l'epidemia vera. Allora pensate un po' a questo cerchio che si chiude, e come si chiude? Un gioco che nella funzione, chiamiamola così, ha lo scopo di distruggere il genere umano, nella realtà diventa un modo per contribuire a salvarlo. È pazzesco, nella realtà vera, nella nostra realtà. Quel finto, forse, quel supposto, diciamo così, quella supposta relazione fra finto e vero, del DSI, quel tizio che, diciamo così, invade, viola la privacy e l'identità di una ragazza, comincia a essere un pochino più vero. Cioè queste cose succedono sul serio, come in Cromanova, come a Londra, come qui e come ancora qui. Tedesco, quindi mi fermo qui. Questo signore è Harun Farocchi, un video artista di origine egiziana ma che ha vissuto in Germania, le cui opere, questa che avete appena visto, questi militari che videogiocano, erano esposte, si chiama Serious Games, erano esposte al MART di Rovereto, quando 4 anni fa hanno fatto quella stupenda mostra in occasione dell'inizio del centenario della Prima Guerra Mondiale, c'era questa opera, era una di quelle esposte. Che cosa ha fatto Harun Farocchi? Nella sua vita ha analizzato come i media, soprattutto quelli contemporanei, tra cui evidentemente il videogioco, si relazionano con la realtà. È curioso, forse un po' inquietante, che quel gioco che avete visto non è un gioco che somiglia ai vari Call of Duty, ai Battlefield, eccetera, eccetera. Quel gioco si chiama Virtual Battle Space, in quel caso era 2, adesso c'è il 3, e non è un videogioco. O meglio, avete presente Arma? Arma è una serie di videogiochi, uno sparatutto, è altamente simulativo. Gli stessi che fanno Arma, si chiamano Bohemia Interactive, una società polacca, rendono un pochino più intelligente il nemico, lo rendono un pochino meno presente, perché non ci sono schiere di nemici sul campo di battaglia,
e lo usano per addestrare i militari di praticamente tutto il mondo occidentale. Un simulatore di combattimento, o meglio, un addestratore che arriva a livelli di competenza sul campo altissimi, perché come diceva peraltro un generale degli Stati Uniti, quando uno videogioca e cammina in un campo dove l'erba lo supera, non impara a camminare in un campo dove l'erba lo supera, impara a pensare a come penserà quando sarà sul campo con l'erba che lo supera. Quindi la realtà comincia a diventare abbastanza vicina a quella finta. Ci sono degli strumenti, eccoli qua, questo è uno scaffale a oggi benissimo accessibile e acquistabile non a pochi soldi, costa 80, questo è Oculus con il Vive, sono visori da 700-800 euro più un computer da almeno 2000 euro per farli funzionare bene, che vi portano questo universo elettronico in casa, esattamente dove siete, e vi portano, nonostante siate lì, dovunque voi vogliate. Ce ne sono di tutti i tipi, ci sono delle interfacce, come vedete qui e come vedete qui, che vi permettono addirittura di liberarvi da strumenti noti, dal mouse, per interagire anche dal punto di vista tattile con la realtà finta. Io a casa ho un corpetto, fa un po' ridere, ho un corpetto tipo questo gilet che ho addosso, è un Kinetic Vest si chiama, tu te lo indossi, ha dei sensori a pressione, poi vai nel mondo, vai in Afghanistan, non spara tutto, un tizio ti spara e tu a seconda di dove ti colpisce senti il colpo. Puoi regolare l'intensità, lui ti fa male dove ti colpisce. Tu giochi a casa, sei in Afghanistan, quell'altro è a Londra o in Giappone e vi sparate piacevolmente sul campo di battaglia. Fa un po' spavento, forse, o forse fa ridere. Pensate ad andare in giro una roba del genere. Pensate a giocare con una cosa del genere. Visivo, e anzi in quel senso una grandissima rimasticatura di quello che c'era, tanto che c'è. Avete visto tutti? Tutti? No, vi dico una cosa, tanto c'è l'omaggio a Kubrick, è una cosa che rivela il suo senso ed è bellissima, è solo spunto lo spirito può farla. Bene, c'è nulla di inventato. Queste cose che vedete, quel site di prima, non è così fantascienza, tanto che qui, per un Pavilion 2011 in questo caso, si poteva giocare su un campo da basket, notate il logo di Jordan, delle Nike, perché questo era una celebrazione del 30° anno della Nike. Voi siete troppo giovani, quando ero piccolo io, una cosa più bella, quando Michael Jordan divenne Michael Jordan, era Be Like Mike, cioè sequel Michael Jordan. Benissimo, oggi si può essere Michael Jordan. Al Pearl Pavilion di New York, gratuitamente, durante lo Star Game, quindi durante una festa del basket NBA, si poteva andare lì, in questa metà campo finta, con 876 schermi LED per terra e alle pareti, si poteva decidere quale azione di Michael Jordan rifare, uno la sceglieva, il campo si trasformava in tifosi, diventando quelli reali di quell'azione là, dopodiché due attori interpretavano i movimenti dei difensori di Michael Jordan in quell'azione e uno con la palla poteva rifare l'azione di Michael percorrendole, ricalcandole le tracce, oppure potevi improvvisare, ovviamente tutti ripresi da telecamere dovunque, tutto condivisibile sui social. Poteva essere davvero Michael Jordan, o meglio, tentare di ripetere una delle sue azioni, perché se non era Michael Jordan non c'è riuscito neanche LeBron James, però si poteva fare. Fa ancora meno ridere quella cosa. Quindi, San Jose Sharks contro Los Angeles Kings, ok. Da quelle parti oggi si gioca allo stadio, come vedete, ci sono 70.000 persone che lo vedono. Ma come lo vedono? Bah, si può vedere anche a 360 gradi, stando a casa,
come se si fosse lì. Connessi con Oculus da casa, con quel casco, voi potevate collegarvi a una delle non so quante telecamere disposte in varie zone dello stadio, addirittura una sulla porta e una accanto in panchina accanto ai giocatori, e girandovi vi sarebbe, non sembrato, vi sarebbe stato possibile vedere la partita come la vedono i giocatori, dal punto di vista dei giocatori, in porta. Pensate a come cambierebbe, come cambierà la fruizione dello sport se lo vedessimo così. L'hanno fatto con Tonica Aerolica, quella del mondo di motocross, ne hanno messo la telecamera a 360 gradi sul casco e voi siete in moto con Tonica Aerolica. Peraltro potete guardare, lui non guarda, perché lui deve guardare davanti, se no è pericoloso. Voi no, siete con lui in moto, ma vi trastullate guardando il paesaggio volendo, però siete con lui in moto. Lo fanno già nell'automobilismo, potete essere nei box, potete essere sul casco di un meccanico e vedere cosa succede quando davvero mettono mano alle ruote e ai motori. Cambia radicalmente il vostro modo, peraltro, di essere lì, perché voi siete lì, non fisicamente, ma come dire, percettivamente siete lì. È come se praticaste voi lo sport. È ancora, più inquietante però questa sovrapposizione qui. Questa è una foto, sono tre foto che ho fatto io all'ITEC di Colonia. Cos'è l'ITEC? Il Forum Internazionale di Simulazione Militare. Cioè ci sono una serie di aggeggi, di software, eccetera, che utilizzano tutti gli eserciti del mondo per addestrare i propri militari. Come vedete, questo signore sta visualizzando una mappa geolocalizzata e georeferenziata dell'Afghanistan, cioè quello che vede là esiste davvero ed è esattamente così, e sta trasmettendo i dati a commilitoni che non sono lì con lui, ma che attraverso di lui si allenano come se fossero là. Capite che valore ha una cosa del genere? Adesso, quando dai lì, intervistai uno di questi, mi disse: la cosa più difficile quando sei su un campo di combattimento, soprattutto se ci sono corpi internazionali, per esempio, sembra una banalità, è, magari tu sei, stanno sparando, sei con altri cinque, il tuo comandante è francese, parla male l'inglese, tu senti male alla radio, non capisci gli ordini. Se quello non è capace di coordinare un gruppo in azione, è pericolosissimo per tutti gli altri. Questi strumenti ti attestano, per esempio, alla gestione sul campo di combattimento in situazioni di emergenza, in situazioni di alta tensione. Grazie al cielo, mi è da dire, esattamente come Black Ink inverte dal distruggere il genere umano a salvarlo, questi software sono utilizzati, per esempio, dalla protezione civile per intervenire sul campo in caso di incidenti ambientali gravissimi. Ci sono software che simulano, sono software complicatissimi, l'esplosione e la diffusione del fuoco in caso di un'esplosione gigantesca. Pensiamo alla centrale nucleare. Come si interviene se esplode o se rischia di esplodere la centrale nucleare? A Fukushima sono stato ancora vedendo. Ci sono strumenti, grazie al cielo, che aiutano eventualmente interventi di quel tipo lì. Questo non per farvi, come dire, spaventare, non perché io sia un apocalittico, tutt'altro, mi occupo per lavoro, ma per partire un po' da capo. Per partire un po' da capo. Cioè, abbiamo visto cos'è oggi il videogioco, ma vediamo cos'era, soprattutto da dove è nato il videogioco. Per cui qui ho messo tutti i link poi di fondo e vi lascio la presentazione in modo tale che possiate trovare tutto quello che diciamo, che dico, lo possiate trovare facilmente. Quando è nato il primo videogioco, secondo voi? Un anno. Quando sono nati i videogiochi? Piccola premessa, oggi i videogiochi fatturano circa 100-110 miliardi di dollari l'anno a livello globale. È una percentuale in crescita rapida, soprattutto anche, diciamo così, gonfiata dalla crescita vertiginosa dell'e-sport, di chi gioca professionalmente. Per farvi un esempio, il film più visto, più rapidamente visto della storia, quello che ha fatto un miliardo di dollari più velocemente, è Avatar, adesso forse è stato superato dall'ultimo Avengers, che ci ha messo non tre giorni, ma non dieci giorni, ma nove giorni. 9 giorni per fare un miliardo di dollari, tantissimo se pensate, 9 giorni fatturano un miliardo di dollari quel film. Il videogioco che ci ha messo, che per raggiungere quel risultato ci ha messo meno tempo, è GTA 5. L'avete presente? Quando muore qualcuno in Italia, quando qualcuno purtroppo stermina i compagni, è sempre colpa di GTA 5, sempre, secondo me, i miei colleghi. Benissimo, GTA 5 per fare un miliardo, cioè quelli di Avatar, quello che Avatar ha incassato in 11 giorni, GTA 5 ci ha messo 52 ore. Oggi cinema e la musica messi insieme, fatturano come i videogiochi da soli. Questo è quello di cui parliamo. Benissimo, questo fenomeno dove è nato? Quando è nato il primo videogioco? Datemi una data a caso. Non tutti insieme, eh?
1976 in salotto con Atari, Pong. No, ancora prima, dove c'erano delle striscette che andavano avanti dietro, c'era una pallina che c'era così a cambiare casa. Pong, 76, Pong arriva nelle case, 76. Era già nato 20 anni prima. 1958. 1958. Un oscilloscopio modificato in modo tale da far sembrare l'interazione con queste due manopole create ad hoc una bella partita di tennis vista dal lato dal bordo campo. Addirittura era così elaborato, adesso scoprirete perché, che utilizzando bene le manopole si poteva imprimere anche un po' un effetto alla palla, se uno volesse giocare un po' alla Federer, si poteva, una cosa elegante. Benissimo, perché è stato inventato? Dal 58 nel Brookhaven Laboratory a New York. Perché a Brookhaven Laboratory volevano tranquillizzare il vicinato. Erano degli open days, come ci sono in università, le scuole, per fare in modo che il vicinato entrasse solo quei giorni durante l'anno, adesso capite perché, e dire tranquilli, noi facciamo cose che in qualche modo vi aiutano. Quindi sono inventati sta roba per far divertire un po' i visitatori. Perché i visitatori sapevano bene cos'era il laboratorio e soprattutto conoscevano bene chi ci lavorava. Il laboratorio era una struttura militare, Brookhaven Laboratory, quindi erano un po' preoccupati. Negli anni 50 anche a New York, insomma, era un po', c'era un po' ancora una cultura contadina, c'era poca gente, vedi un laboratorio militare, sai che dentro ci lavora il dottor William Higginbotham, quello che ha inventato il tennis for two. E chi è il dottor William Higginbotham? Quello che ha inventato il timer della bomba atomica. Colui il quale ha inventato il primo gioco della storia, ha inventato il timer della bomba atomica. Io non so neanche esistesse il timer della bomba atomica. Voi sapete, o potete immaginare, che una bomba cade, esplode e il suo potere di impatto rallenta progressivamente a seconda di cosa incontra. Se c'è una montagna rallenta, se c'è un palazzo non arriva al suolo e rallenta. Però se la bomba esplode prima di cadere per terra, esplode nel punto giusto, voi capite che fa molto più danno. Bene, per far esplodere nel punto, meglio nel momento giusto, arriva William Higginbotham e inventa il timer della bomba atomica. Diciamo che la cosa lo sconvolge, tanto che lui da lì in poi mise in piedi società, gli scienziati, contro la proliferazione delle armi atomiche, cosa per cui spese tutta la vita. E quando andarono a dirgli, dottor Higginbotham, ma sa che lei ha inventato una cosa che oggi fattura più del cinema? Gli dicevano, non mi interessa, io sono interessato ad altre cose, ho inventato cose più pericolose. E di quello si occupò. Eppure, la sua invenzione, immediatamente dopo, 3 anni dopo, 61, diventa Space War, il primo videogioco pensato per essere videogioco. Attenzione a quello di cui parla Space War, e attenzione, ricordatevi, dove nascono i videogiochi, in una struttura militare, con fondi militari e tecnologia militare. Come dire, possiamo dire che i videogiochi siano figli dell'esercito e fratelli della bomba atomica. Azzardiamo. Tanto che 3 anni dopo, Space War, qui siamo al MIT, uno degli istituti più prestigiosi dal punto di vista tecnologico, MIT di Boston, Steve Russell e i suoi collaboratori inventano questo gioco, siamo nel 61, Gagarin è appena andato nello spazio, ricordatevelo, e questa cosa non è piaciuta moltissimo agli americani, che quando hanno sentito il primo beep beep dello Sputnik si sono svegliati terrorizzati, qualcuno ha detto la razza umana sta finendo, insomma all'epoca diciamo gli americani e i russi non andavano particolarmente d'accordo, soprattutto gli americani erano convinti di avere una tecnologia militare, avendo appena vinto la seconda guerra mondiale, 50 anni più avanti di quella russa. Poi un bel giorno si svegliano, c'è un oggetto mandato nello spazio dai russi, gli americani non sono capaci di farlo. C'è una sonda spia che fa bip bip e sorvola New York, Los Angeles e soprattutto Washington senza che gli americani sappiano cosa farci contro. Sono con quei film che vedete voi, per quello ci sono andati i film di fantascienza con gli alieni che arrivano sulla Terra. Per quel motivo lì. Poi immaginate, c'è una cosa che ti guarda e tu non puoi fare niente. Gli americani si svegliano una bella mattina e i russi, che loro pensavano l'età della pietra, li stanno spiando con uno strumento che loro manco possono raggiungere, perché, questo apro due parentesi,
Vi ricordate il bellissimo discorso di Kennedy che disse: noi manderemo l'uomo sulla Luna entro la fine del decennio, un discorso che c'è nel 61, e lo porteremo a casa, lo ricordate? Noi abbiamo scelto di fare, di andare sulla Luna non perché sia facile, ma perché sia difficile, disse Kennedy. Applauso. Primo presidente democratico nato in quel secolo che fa un discorso del genere, gli americani sono impazienti, poi sono riusciti veramente a farlo, lui non l'ha visto, ma sono riusciti. Ma secondo me cosa voleva dire mandare l'uomo sulla Luna? Io mi occupo di spazio, è uno dei miei due sogni. Mandare l'uomo sulla Luna voleva dire costruire un razzo capace da Washington di colpire Mosca. Se tu hai un razzo che porta una bomba atomica da Washington a Mosca, tu tendenzialmente non hai rivali. Mandare l'uomo sulla Luna voleva dire avere quel razzo lì. Quindi vedersi, prima che loro fossero capaci di farlo, un satellite che girava attorno al mondo era abbastanza spaventoso. Benissimo, tutto questo discorso per dire, guarda caso, Space War, guerra spaziale, parla di quello. Due missili, due astronavi manovrabili possono bombardarsi nello spazio. Addirittura, siamo al MIT, si inventano un software che simula i campi gravitazionali. Qui se passate vicino alle stelle, venite attratti. Siamo nel 61. Questo videogioco su PDP-1, un computer della DEC che c'era allora, un computer da $100,000 nel 61, era lo stipendio di un operaio di 10 anni probabilmente. Bene, fa così successo che tutti i computer PDP-1 di tutte le università americane lo vogliono per vedere cos'è sta roba. Adesso parliamoci chiaro, tutte le università americane, tutti i PDP-1 erano una quarantina, però tutte lo vogliono. Tanto che uno studente, di ingegneria dell'Università dell'Unita, che si chiama Nolan Bushnell, lo vede una notte e dice: cavolo, è pazzesca sta roba, ma qui si possono fare un sacco di soldi con questa cosa qui. E inventa l'Atari, quella di Pong, quella del gioco del 76. Guardate adesso, questo è il primo gioco che inventa, anche qua un gioco spaziale, Space Monsters, non mi ricordo come è il titolo. Non fa successo. Da nessuna parte, lui dice: facciamo questa, portiamo questi videogiochi nei bar e andranno, faranno faville, la gente impazzirà per giocarci. No, non fa successo. Fa successo quest'altro. Che ricordate ancora voi oggi? Pong. Qual è la differenza? Date un'occhiata, qual è la differenza? Questo era troppo avanti per l'epoca, perché ha un'estetica molto facile, fruibile, molto friendly. Ha un'estetica anche proprio come presentazione esterna, che è più assimilata al gusto estetico di adesso che non all'epoca, perché è troppo morbida come cosa. Sono d'accordissimo sull'estetico, davvero fortissimo, diciamo, ma sia anche facile. Ma dico esattamente il contrario sull'interfaccia. Che è sta roba? Devo laurearmi per giocarci. Che cos'è? Difficilissimo. Cosa sono questi tasti? Siamo nel 71, tra il 68 e il 71. Che è sta roba? Questa cosa non l'ha mai vista nessuno. Già uno arriva al bar e dice: che è? Si spaventa. In più deve usare 8 tasti, monete. No, Pong. Una regola sola, scritta sullo chassis, sulla parte di legno. Per fare punti, non far cadere la pallina. Finito. Semplicissimo. C'è un'altra innovazione, che è quella che oggi genera di sport. Guardate bene, cosa c'è di particolare in questa schermata? Banalissima, essenziale, sono tre puntini, uno deve pensare che questa sia una palla, non una palla, è un quadrato, lo devi immaginare. I videogiochi sono nati così, dovevi immaginare, hanno fatto il percorso inverso dell'arte, il dadaismo è iniziato subito. Questa è la palla, quella è una rete, ma dai, sì. Adesso sono verosimili, diciamo dal punto di vista della foto, del fotorealismo, ma è iniziato al contrario, pensate l'arte. Inverso, dalla verosimiglianza all'astrattismo. Qua no, i videogiochi sono partiti subito sul realismo, vai, quella è una palla. Cos'è che colpisce qua? Guardatelo bene. Il punteggio pubblico, il punteggio che rimaneva in memoria per quelli che arrivavano dopo. Sono più forte io, amico mio. E sappiamo bene che un uomo e una donna, se sono titillati dal punto di vista competitivo agonistico, si pigliano molto bene. Eccolo lì. Oggi gli sport fa faville, il punteggio a vista è tendenzialmente stoccato in memoria. Questo fece il successo di Pong, con altra intuizione. Nolan Bushnell, sempre qualcuno di prima, disse: però non basta inventare una cosa stupenda per fare in modo che la gente la conosca, dobbiamo legarci a qualcosa che la gente già conosce, dobbiamo trovare un mezzo pubblicitario che funzioni molto bene. In quel momento c'è un mezzo, più di tutti gli altri, sta andando per la maggiore. Anzi, c'è un giovane regista, che non è ancora battuto in quel periodo, ma lo diventerà presto, che sforna il capolavoro e
esporre il primo blockbuster della storia, 100 milioni di dollari, incassati. La cosa curiosa è che incassa con errore, perché, adesso capirete di cosa sto parlando, tutti i critici, visto questo film, diranno un genio. Come Turner, un produttore della RKO che fece Faville con dei film horror, riesce a spaventarci proprio perché non fa vedere il mostro. Quindi uno si immagina il mostro e si terrorizza, non vuole vederlo, se lo immagina ancora peggio. La realtà è che il mostro in questo film non si vede perché non funziona. Quando lui mette il pesce finto nell'acqua di plastica, non funziona. È nel mare, difficilissimo girare nell'acqua vera, lui va al mare. Quando gira lo squalo Steven Spielberg, a un certo punto gli dicono: Steven, il pesce di plastica non si muove nell'acqua, non possiamo fare il film. E lui dice: facciamo che non lo inquadriamo mai. Capolavoro. Capolavoro. Dico questo perché non accuse il grande videogiochi, dice: cavoli, c'è il primo blockbuster della storia, 100 milioni di dollari, ma dobbiamo sfruttarlo. Come facciamo? Non abbiamo i soldi per pagare i diritti per fare il videogioco dello squalo. Allora dubbiamo. Fanno Shark Jaws, Jaws è il titolo internazionale dello squalo. Ci mettono davanti Shark, inventa un'azienda collaterale in modo tale che se dovesse arrivare una querela o una denuncia da Spielberg, chiude quella, non chiude la Atari, e fa il videogioco dello squalo. Il gioco dello squalo è eccezionale dal punto di vista grafico. Ci sono dei quadrati accorpati che sono lo squalo, che devono mangiare dei quadrati non accorpati che sono il sommozzatore. Torniamo al Dada. E accorpandosi al cinema, il videogioco cavalca la fortuna del cinema e diventa piano piano quello che è oggi. Succede addirittura che a un certo punto si inverte l'equilibrio. Cioè, per anni il videogioco ha inseguito il cinema, rubandone le storie, rubandone le competenze, rubandone la manovalanza. Quando ero piccolo io c'era Rambo, dopo una settimana arrivava il gioco di Rambo, che erano dei quadrati, che erano Rambo, che inseguivano dei quadrati che non erano Rambo. Arrivava Indiana Jones, il gioco di Indiana Jones. Arrivava E.T., sempre con Spielberg, e usciva il videogioco di E.T. per l'Atari, che era così brutto, perché i quadrati non assomigliavano neanche a E.T., che distruggeva finanziariamente l'Atari fino a farlo fallire. C'è una famosa leggenda, non è una leggenda, l'abbiamo trovata 2 anni fa, di migliaia di cartucce, dentro il gioco le cartucce di giochi, di E.T. sepolte in un deserto. Ne hanno tutti, è una leggenda, no, le hanno trovate 2 anni fa, c'è un documentario, credo, su Xbox, peraltro, ma forse anche su Netflix, sul ritrovamento delle cartucce di E.T. E ci sono veramente, valgono tantissimo su lei adesso, le hanno trovate. Benissimo, cavalchiamo il cinema, rubiamogli i soldi, rubiamogli le storie, rubiamogli i personaggi, piano piano diventiamo anche belli da vedere quanto il cinema. L'avanzamento tecnologico piano piano produce quello che avete visto all'inizio, Hunter, che è un capolavoro visivo. Io ho dei giochi NBA 2K, se voi giocaste vedreste che i personaggi, i giocatori sudano. Cioè, se voi guardate vicino vedete LeBron James che suda nel videogioco, e suda, cioè gli si macchia la maglietta. Quindi siamo arrivati a un livello davvero quasi di identità con la realtà, però siamo partiti da qua. Piano piano il videogioco ruba, impara, tanto che spesso e volentieri si fa un errore drammatico, ancora oggi i critici dicono questo videogioco è molto cinematografico, perché arrivano da lì, perché davvero per tanti anni il gioco ha tentato di essere cinematografico. Adesso però è successa un'altra cosa. You're gonna stay with your aunt and uncle for a little while. You'll be safe here. Where are you going? Something your mom and I have to do. I want to go with you. Yeah, we have to go. So, tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. I forgot all about that thing. It was your dad's. What are you doing here? I'm nothing. Do not get me in trouble. Don't touch anything. Thank you.
ready to play God. Do you have any idea what you really are? We all have secrets. The ones we keep. And the ones that are kept from us. What's up, everyone? Zach here. You guys just watched the trailer for The Amazing Spider-Man. And you know what? The decision to reboot the series, I don't really have a strong stance on it. I know that a lot of people were mad that Tobey Maguire is not Spider-Man anymore. They see him as Spider-Man. Other people, after Spider-Man 3, said, never again, just end it. And then they decided to reboot it with a new director and everything. So I don't really have a strong stance on that. But what I did come away from this trailer thinking is, I want a first-person Spider-Man game. So when we're running, effectively running in that first-person perspective in the trailer, I just realized I want to play that game. Which sounds kind of funny because you're supposed to be watching a movie trailer, but I think that a first-person Spider-Man game could be kind of fun, if not nausea-inducing, because the camera can go all over the place and you're flying all around. But it looked kind of fun, and that's what I come away with. Oh Lord, a movie trailer and I'm thinking about video games. What's wrong with me? As a trailer itself, you know, I want to see the movie. It at least has me wanting to see the movie, which I guess is a success, but it wasn't anything that I think I'm going to remember years from now as a fantastic trailer, which there's not many trailers that do that, so what am I saying? It's not the best trailer of all time. That's kind of a stupid critique. So I want to know what you guys think about the trailer, though. Andrew Garfield does Spider-Man, you know, he's no longer with Facebook, so he's going to be Spider-Man. Oh, man. Terrible jokes. But, yeah, let me know in the comments what you guys are thinking. I'm looking forward to the movie, at least. And I want a first-person Spider-Man game. Notato qualcosa di strano? Cosa? Sì. C'è un'estetica che oggi il cinema, attenzione, non è all'interno del videogioco, al contrario, la prima persona, quella che nel cinema si chiama la soggettiva, è venuta dal cinema. Ci sono film di soggettiva degli anni 40, ma il videogioco l'ha presa come canone estetico suo tipico. Un sacco di videogiochi sono in prima persona. Perché? Perché in un videogioco tu devi sentirti il protagonista, perché nel videogioco tu sei il protagonista, tu decidi cosa fare. Il videogioco realizza questa identità, davvero che nessun altro realizza, tra spettatore, protagonista e regista. Pensateci, voi quando giocate, soprattutto online, soprattutto nei mondi aperti, quando fate una partita a Call of Duty o a Battlefield, ogni partita è diversa da quella prima, perché non sapete cosa fanno gli altri, e perché voi fate cose diverse. Quello che vedete è il vostro film, voi siete sceneggiatori, attori e registi. La estetica e soggettiva del cinema è molto poco usata, e soprattutto non è usata sempre, perché è pericolosa. Perché, per paradosso, nel cinema, per sentire le emozioni del protagonista, quindi per identificarmi col protagonista, io devo vederlo in faccia. I grandi attori ci emozionano per quello, noi li vediamo in faccia, i grandi attori trasmettono anche senza parlare le emozioni, noi quelle emozioni le proviamo, anche il cinema con il videogioco in quel senso lì. È finto, lo sappiamo, però quando piangi è vero, le lacrime sono vere. Il videogioco fa una cosa in più, il videogioco dice no, tu sei il protagonista. Tu devi decidere cosa fare, tu devi scegliere nei videogiochi che hanno spesso anche dilemmi morali quale delle due direzioni intraprendere. Tu sei tu. Oggi il cinema riprende questa cosa perché, come dire, l'alunno ha superato il maestro, il videogioco fa pure il doppio e tenta di rifarli visivamente. Prego. Io pensavo di dare al maestro la possibilità di un respiro, no? Intanto gli facciamo un applauso. Grazie.
facevo il vostro mestiere, perché un mestiere essere studenti, a volte mi annoiavo, dicevo basta, adesso tre ore parli, dai rilassati un attimo, tanto non ti seguo più, è già da una mezz'oretta, non ti seguo più. Fate la stessa cosa, ditemi se vi state annoiando, soprattutto se avete qualche domanda. No, però magari devi qualcosa, sì, questo sì, anche questo condannato sì. A morte a volte no. Allora nel frattempo c'è Giacomo che ha un microfono che vi scotta in mano, per cui se qualcuno ha voglia di fare qualche domanda, il nostro viaggio non è finito, pensavamo invece che uscire magari di finire un attimo prima, ma andiamo avanti nel nostro viaggio, però allentiamo un attimo la tensione con qualche domanda. Prego. Sì. Ti sentiamo, vai. No, chiedo se sa se c'è qualcuno che sta studiando anche a livello psicologico, fisico, quali saranno le conseguenze? Sì, sì, no, no, cioè, c'è, la domanda è se qualcuno sta studiando a livello psicologico anche le conseguenze. Sì, perché alla fine. Decisamente sì. L'arte virtuale. Sì, uno dei primi della Samsung. Sì, sì. È impressionante. Quindi mi chiedo se al guardare questa cosa poi comunque nella persona sicuramente avrà. Allora, credo anch'io, ne stavo parlando stamattina dato che bevendo un caffè, che di sicuro ha delle conseguenze. Quali saranno? Sarebbe assolutamente scellerato che io glielo dica, perché gli studi sono in corso e quindi non ci sono rilievi scientifici. Anzi, diffidate dalle famose ricerche, ogni tanto esce il titolo, tornando a GTA, strage a scuola, colpa del gioco violento. Questo è, l'anno scorso a Pavia un ragazzo e il suo amico hanno ucciso i genitori. Io mi ricordo il titolo di alcuni giornali, strage, gioco violento. Il giorno dopo non sono andati a vedere qual era il gioco violento era FIFA 17. Allora, attenzione, io non sto facendo una crociata pro videogiochi e non sto facendo neanche una crociata contro i videogiochi, quello sto dicendo è diverso, abbiamo di fronte un medium di così ampia portata e di così ampia efficacia nel rubarci il tempo o nel prenderci il tempo o nel fare in modo che noi investiamo molto tempo, che io credo andrebbe osservato con una critica all'altezza che oggi sta formandosi e con una letteratura, se volete anche clinica o specialistica, all'altezza. Oggi sta venendo fuori. A oggi i rilievi che ci sono, alcuni sono estremamente seri, ma non sono ancora, come dire, non affrontano ancora tutti gli aspetti. Allora apro una finestra perché la domanda è pertinente, perché la mattinata era un po' dedicata più agli studenti che sono dell'area psicologica e il pomeriggio dell'area pedagogica. La finestra è che la nostra università sta mettendo in campo, in collaborazione con il Minotauro, con il quale il dottor Corsi anche collabora, e anche in una certa misura con i Gemelli di Roma, una partnership a vari livelli proprio per una ricerca su questi ambiti che sono ancora esplorati fino a un certo punto. Finora abbiamo fatto una ricerca bibliografica, ci sono molti tipi di lavori di ricerca fuori dall'Italia, meno in Italia, però la letteratura scientifica non è ancora arrivata a una sua compiutezza, forse non lo sarà mai. Anche perché io non sono uno scienziato, quindi prendete queste mie parole con le pinze. Intanto è estremamente difficile isolare un elemento di questo tipo dalle concause. Cioè, quando ci sono gli unici rilievi che ho visto io che mi interessano molto, sono quasi rilievi demografici, diciamo così. Per cui c'è uno studio del 2011-2012 che ha messo in relazione il numero di crimini violenti perpetrati da persone sotto i 25 anni. Crimini violenti voleva dire dall'omicidio in giù, quindi l'omicidio, lo stupro, lo scasso con la mano armata, in relazione all'uscita di blockbuster violenti, quindi quelli che hanno un page, quelli che hanno un rating, come dire, non sotto i 18 anni. Benissimo, la relazione che è demografica evidenzia il fatto che quando escono i grossi videogiochi di questo tipo, il numero di crimini violenti si abbassa. Vai a capire se per tutti gli assassini sono a casa a giocare a GTA, o se perché in effetti non si sa. C'è solo questo rilievo che non dice niente, ben chiaro, ben chiaro. Questo per dire però è un settore così giovane che davvero anche la letteratura sta formandosi adesso. Probabilmente fra 20 anni io saprei risponderne seriamente, adesso non lo faccio. Di sicuro dico, insomma, che le conseguenze ci sono, io mi ricordo quando ero piccolino, no? Voi per sfortuna vostra non siete cresciuti come me con Daitan 3 e pensando di pilotare col Drake, io sì. E quando ero piccolo e vedevo Actarus nel cockpit di Gold Rally, io ci credevo. Da qualche parte del mondo c'è Actarus che combatte con Gold Rally. E lo vedevo sul televisore, bianco e nero spesso,
disegnato a mano. Ora, pensate se io, mettendo il mio casco a 8 anni, fossi dentro il cockpit di Coltrane e potessi pilotare Coltrane. Io tutte le notti devo svelarlo con grande imbarazzo, sinceramente, ma tutte le notti solo con lo spazio con Elite Dangerous. Ho un Octas a casa, c'è un aggeggio che ha un joystick che tratto l'acceleratore, il mio schermo virtuale, e piloto l'astronave come Ian Solo, come lo Ian Solo, insomma, sono evidentemente Ian Solo. Tutte le notti sono Ian Solo. Se io avessi 8 anni, molto probabilmente crederei davvero di prendere in giro una pistola laser. Io credo ci siano delle conseguenze, dirne quali sono non mi permette di fare. Sì, gli studi all'estero ce ne sono già tanti, in Italia sta iniziando adesso. Penso fosse sempre interessante sia per quarta, quinta superiore, ma anche proprio porsi alcune domande, questi sono gli obiettivi. Provo a dire due che potrebbero essere anche alcune tracce del momento in cui si tratta di riprendere questi temi, questi spunti, per farsi una posizione personale a partire dai dati. Un primo feedback, ma lo strumento, questi strumenti sono solo strumenti, perché uno dice, beh, c'è Plug, ecco, e beh, però lo stesso modello ha portato a raccogliere fondi e aiutare per la Caritas o per Ebola. Allora qui sembrerebbe dire, beh, vedi, è uno strumento, lo strumento può essere usato bene e può essere usato male. La prima suggestione, l'attrice, ma è solo uno strumento? Allora faccio la domanda, ma nel momento in cui tu vivi questa esperienza, perché lo strumento, io faccio così, prima lo qua e lo metto qui, è uno strumento, adesso non ce l'ho più, questa invece è un'esperienza che tu vivi, quindi lo strumento in questo caso può essere definito solo uno strumento? La neutralità esiste dell'esperienza, fatto questa esperienza dopo io esco? Cioè, sono come prima o perché è un'esperienza di questo tipo che prende integrale, ne esci modificato? Per evitare, da un lato, il senso comune, beh, gli strumenti sono uno strumento, però per evitare anche dall'altra parte che tutto è colpa di GTA. E allora lì si potrebbe provocare con un'altra domanda, se scrivessi un termine, ma cos'è la causa e cos'è l'effetto? Chi è causa di chi e che cosa è effetto di che cosa? La violenza è effetto di un gioco di violenza o è una cultura attuale che porta a cercare di stare da soli, a usare gli altri come strumenti, che porta a dire tutto subito, che porta a far emergere giochi di questo tipo? Cioè, giochi di questo tipo sono il frutto di una cultura? Io propendo un po' di più per questo, anche come psicologo. O sono la causa della cultura che c'è? Cioè, cos'è la causa e cos'è l'effetto? Tra me questo qua stimola molto anche i genitori, No. Ma tu che dici di non giocare, questa cosa qua dopo sei tu che hai messo a tuo figlio in mano alla prima comunione un cellulare, cos'è la causa e cos'è l'effetto? Lo lascio a te. No, magari anche qualcuno dei superiori, se c'è qualche domanda, però senza... Buongiorno. Mi veniva, ho avuto due o tre cose in cui mi sono tornata a pensare, non so chi abbia visto il film Agattacca, Le porte dell'universo, che è un film del 97, quindi qualche tempo fa per me. Eccezionale, vestiti benissimo da Armani, tra l'altro, no? Per chi non l'avesse visto, non considerarlo, ma è una realtà dove non ci si fida più di quello che si vede, di quello che si percepisce, ma ci si fida solamente di analisi in laboratorio che attestano che la persona che abbiamo davanti sia effettivamente chi dice di fare, il punto tale che si arriva a costruirsi i film in laboratorio, e quindi la stessa società è composta da persone classificate A, quindi quelle costruite in laboratorio con le caratteristiche richieste e volute dai genitori, e una società di persone di tipo B, cioè le persone che nascono naturalmente al metodo tradizionale. Quindi già quel film lì mostrava le possibilità di una costruzione della realtà che non rispondesse più a quello che è l'immediato spirito della persona. In questo tipo di giochi è un ulteriore iperrealismo, cioè un ulteriore voler andare oltre la realtà. Cioè, io posso fare, sono in grado di fare cose che
mi sembra, cioè vorrei fare della realtà ma non posso, però è un ambiente che simula completamente la realtà, che sia per il gioco, che sia per il fatto degli sport estremi, che sia anche proprio per le simulazioni, che potrebbero avere, come si diceva prima, anche uno scopo positivo. Dall'altro lato però, negativamente, mi possono far credere di essere in grado di poter fare tutto. Di controcampo, mi viene anche da pensare, siccome sappiamo che nei giochi, football, basket, calcio, girano miliardi di soldi e non sono dovuti agli spettatori che pagano il biglietto per andare allo stadio, ma sono dovuti ai diritti televisivi che abbiamo, cioè un mercato pazzesco, okay? A questo punto quei soldi lì dei diritti televisivi non ci saranno più, perché se io ho il visore che mi permette di collegarmi attraverso quelle videocamere e quindi io posso avere la soggettiva del giocatore, quel mercato lì non... Ci sarà un mercato distributivo su una piattaforma diversa, questo credo io, Rispetto al discorso di prima è assolutamente vero quello che dice, cioè c'è la possibilità nei mondi, chiamiamoli nei mondi simulati o simulativi, di provare esperienze che nella vita non proverò mai, peraltro come tipico del gioco, di qualsiasi gioco, senza conseguenze nel mondo reale apparenti, vi spiego. Io in GTA posso girare col mio revolver e uccidere chiunque si muova senza, grazie al cielo, che la polizia mi entri in casa il giorno dopo per acchiapparmi, ma posso anche fare un giro sull'Everest, che magari non farò mai, ma posso anche correre i 100 metri e magari sono un paraplegico. Cioè ci sono, ed è questo il punto. Esattamente. Per questo ritengo superficiale, non sbagliato, demonizzare o esaltare un videogioco, i videogiochi, che così come sarebbe ridicolo dal mio punto di vista vedere uno slam movie e dire che il cinema non va più visto. No, sinceramente no. Ci sono dei pessimi videogiochi, come ci sono dei pessimi film, ma questo non toglie che il cinema e i videogiochi siano anche altro. Questo è il punto. Però bisogna essere consapevoli. E questo è esattamente. Lo Stato e la Chiesa in qualche modo si sono esposti, comunque hanno dato un giudizio sui videogiochi e la realtà virtuale, e lo Stato ha anche fatto qualcosa comunque per incentivare o magari finanziare coloro che producono i giochi o... Allora, sì, in tutti e due i casi, lo Stato in questo momento ha approvato, in realtà l'ha approvato 2 anni fa, anche se le norme attuative non ci sono ancora, questo è piuttosto dannoso per l'industria. Voi pensate, allora l'Italia consuma videogiochi per 1.200.000.000 l'anno, produce videogiochi per circa 60 milioni l'anno, pochissimo. Noi abbiamo 1.500 persone occupate nel settore che sviluppano videogiochi, 1.500 persone sono gli operai che lavorano neanche in una fabbrica della Fiat, in un garage della Fiat. Quindi pensate a quanto questa forza propulsiva sia sottosviluppata in Italia. Attenzione, perché laddove il videogioco ha una forte industria, molto spesso quel paese è tecnologicamente avanzato, perché il gioco di per sé porta queste infrastrutture allo sviluppo. Il Canada, i paesi nordici, la Polonia in questo momento è fortissima dal punto di vista dello sviluppo dei videogiochi. Ebbene, abbiamo una politica di tax credit approvata 2 anni fa dal governo italiano, che sta tentando di incentivare lo sviluppo dell'industria dei videogiochi. Purtroppo le norme attuative non ci sono ancora, adesso non voglio entrare nel tempo perché diventa una cosa un pochino noiosa, diciamo che siamo piuttosto indietro, sebbene l'Italia sia il terzo o il quarto paese in Europa per consumo di videogiochi e sia nel top 10 mondiale, cioè gli italiani videogiocano in abbondanza, non producono tanti videogiochi, e questa è la prima domanda. La Chiesa si è diversamente espressa sull'argomento. La cosa più interessante è che io personalmente sono stato invitato insieme ad altri, chiaramente, proprio 3 mesi fa, a inizio dicembre, a un convegno organizzato in Vaticano sull'e-sport. Perché, e questo dice che sempre la Chiesa è un osservatorio molto sensibile e molto anche privilegiato, perché quando un fenomeno comincia a riguardare ampie percentuali della popolazione, soprattutto di fascia, diciamo di età molto giovane, beh, devi farci caso. E questa attenzione a me fa molto piacere, anche perché, questo uso un cavallo
di battaglia di vaccini. Questo tipo di esperienze, questo tipo di universi, così come i social network, sono la piazza di quando ero piccolo io, sono l'oratorio di quando ero piccolo io. Le esperienze di condivisione, di accrescimento, ora si sono parzialmente, credo, trasferite qua, con tutte le conseguenze del caso. Qui comunque, che se ne dica, qui c'è una scomparsa del corpo, per esempio. Per esempio. Quindi ci sono di sicuro delle conseguenze. Non so quali siano, non mi permetterò mai di inventarmela, ma c'è un fenomeno sempre più diffuso che, grazie al cielo, lo Stato e la Chiesa cominciano seriamente a guardare. Faccio un attimo un break rispetto alle richieste o domande di tipo psicologico educativo. E a fine maggio dedicheremo proprio la quarta edizione del Cyber Coaching, che sarà la domenica 26 maggio dalle 9:18, è un segmento di alta formazione proprio a queste tematiche. Nella mattinata lavoreremo rispetto al rapporto con i giochi e la relazione d'aiuto, nel pomeriggio con l'intervento anche del professor Luca Chiavegatto, che è un po' il tecnico dello USE, ma anche molto di più di tecnico, cercheremo di vedere come lo psicologo e l'educatore possono lavorare di progettazione, mentre poi il comunicatore lavorerà di creazione, per esempio di video a 360 gradi, per intercettare non solo la dinamica comunicativa, ma anche quella psicologica e educativa. Ne approfitto anche per dire che questa ricerca sui giochi online è una ricerca che stiamo affrontando, quindi se qualcuno ha voglia, desiderio e passione di essere nella partita, magari me lo segnala e vediamo che cosa si può fare, nel senso che è qualcosa che sta nascendo. È partito un corso che vedrà nei prossimi anni anche, spero, la partecipazione almeno sotto forma di intervento e esercitazione del dottor Cozzi, che si intitola, l'ho tenuto quest'anno, pedagogia, psicopedagogia delle condotte immersive e dei giochi online, cioè proprio dedicato interamente a questa dimensione. Ecco, quindi l'università si sta muovendo in questa direzione, sta anche a voi agganciare il treno. Se guardate sul sito, ogni tanto compaiono inviti, provocazioni, quindi chi vuole salire sul treno e lo prende al volo, perché altrimenti poi lui guarda te e tu guardi lui che se ne va. Prego. Ultima domanda, poi ricominciamo. Devi contare fino a 5. Cioè, perfetto, è un po' fatto. Non so se ne parla magari dopo, comunque sì, può interessare, però comunque stavo riflettendo, visto che abbiamo parlato anche del cambio di visione del videogioco, che è diventato alla fine un fenomeno di massa, si parla di 200 milioni di Fortnite, quanto poi alla fine in realtà mi viene a pensare il YouTube, streaming, comunque abbia creato tutta una cultura anche pop intorno al videogioco, perché basta pensare che anche gli stessi YouTuber che parlano di videogiochi fatturano ovviamente più di pace, però si parla dello stesso di cifre, che comunque è una diffusione che fa difficoltà, nel senso supera la comunicazione tradizionale della Rai, le decisioni che possono fare certi YouTuber, per esempio. E a me lo dice che sono un giornalista e devo combattere, tra virgolette, assolutamente. Ecco, quello che dice è verissimo. Ninja, sapete chi è Ninja? Tyler Blevins, ha oggi il personaggio su Twitch più seguito del mondo. Ho scritto un pezzo su suoi motore esattamente su questo aspetto. L'anno scorso ha fatturato 10 milioni di dollari. Lui gioca dalle 8 alle 11 ore di Fortnite al giorno in diretta, è una vitaccia, voglio dire, è una vitaccia, però questo conferma che anche i mezzi di comunicazione sono radicalmente cambiati. Perché, adesso sto anticipando degli argomenti che toccherò dopo, perché oggi, se voi oggi guardaste gli sport, che è ancora un mercato relativamente modesto rispetto a quello interno dei videogiochi, benissimo, gli sponsor degli sport sono prevalentemente non endogeni, si dice, cioè sono extra settore. Non sono aziende di videogiochi, aziende di componentistica hardware, sono Samsung, o meglio, sono Mercedes, Nissan, Renault, Gillette, Coca-Cola, Red Bull. Perché? E perché è più vantaggioso per Coca-Cola, piuttosto che fare comprare una pagina sul giornale dove io scrivo, quindi darmi da mangiare, dare $1 milione a Ninja? Perché Ninja parla a voi molto più facilmente di come io parli a voi. Perché Audi ha bisogno che fra 10 anni voi compriate una bella Audi,
E voi non leggete il Corriere della Sera, molto probabilmente leggete, perché ci può dare anch'io, voi non leggete il Sole 24 Ore, voi seguite Favi J, non voi, magari più giovani. E quindi se io sono Audi devo arrivare al mio prossimo fruttore Audi e chiamo Favi J, è molto semplice. Oggi gli sport, oggi videogiocare, negli Stati Uniti l'ESA, che non è l'agenzia spaziale, ma l'Entertainment Software Association, rileva che negli Stati Uniti sotto i 25 anni il 98% della popolazione videogiochi, il 98% sotto i 25 anni, cioè tutti. Chi non gioca che sta dormendo, questa è la risposta. Allora io direi, facciamo questo uso minimale del corpo per produrre un altro applauso di incoraggiamento. Allora, breve, ripeto, alzate la mano se la noia vi uccide. Breve riepilogo, abbiamo detto il cinema a un certo punto diventa il tramite della forza del successo dei videogiochi, che è come un parassita gli si attacca. Poi si perde la tendenza. Si perde la tendenza, cosa che per esempio diceva Angelina Jolie. Ecco, sa molto bene. Non ci sono più i videogiochi che rubano Rambo, Indiana Jones, E.T., Guerre Stellari, per trasformarli da film a esperienze videoludiche. Succede proprio l'opposto. Oggi, Angelina Jolie, cioè no, un'attrice mia amica che fa teatro in parrocchia, Angelina Jolie, Michael Fassbender, interpretano personaggi dei videogiochi. Oggi, Angry Birds diventa un film. Non andate a vederlo. E neanche Tomb Raider, andate a vederlo, perché non siete fan di Angelina Jolie, perché c'è anche un gap. Come può un videogioco essere film e un film essere videogioco? Sono cose diverse, completamente diverse. Adesso non voglio banalizzare la questione, ma in un film c'è un'entità, diciamo, narrativa superiore, il regista, l'autore, che chiude il senso, c'è un senso definitivo. Per Paolo Pasolini diceva che il senso della vita lo dà la morte, che è una cosa che dice, infatti no, cioè nel momento in cui tu muori, finché tu non muori, puoi cambiare il senso della tua vita. Quando muori no. Il senso definitivo della tua vita è la morte. Così come, diceva Truffaut, un bouquet di fiori, che è, come dire, la metafora del montaggio del cinema, è un bellissimo mazzo scelto, da cui io scelgo come comporre un bouquet di fiori, e ha un senso quel bouquet di fiori che tu regali alla persona che vuoi regalarlo. Piccolo dettaglio, i fiori muoiono, per ritagliarli, è la stessa cosa. Il senso nei film, nella letteratura, è, salvo chiaramente l'interazione con il lettore, che è potentissima, voi vi immaginate quello che volete quando leggete un libro, ed è per questo motivo il fantasma lo chiamava, non mi ricordo quale analista semantico, vabbè, il fantasma è quello che voi leggete un libro immaginate, e poi andate a vedere lo stesso film fatto dal libro e fa schifo, per forza, perché non è il vostro. Però quello ha un senso molto preciso e chiuso. Nel videogioco il senso non è chiuso, lo fate giocando. Nel videogioco, il videogioco, salvo quelli che hanno una storia lineare e chiusa, ma anche in quel caso potete fare un po' come volete, penso The Last of Us, che ha una trama molto precisa, ma la vostra interpretazione cambia a seconda di come giocate. Se pensate a un gioco online, non ha alcun senso chiuso, fate quello che volete. Fortnite, qual è il senso, qual è il significato strettamente inteso di Fortnite? Lo inventate voi al momento, magari non ci pensate neanche. Un film non può essere così. Come faccio a portare quell'esperienza al cinema? Infatti non ce la fanno. Questo solo per dire che non andava bene riguardo al cinema, era piuttosto. E questa è la difficoltà. Sono due mezzi completamente diversi, con potenze completamente differenti, ma con un'efficacia che oggi il videogioco è evidentemente più in grado di raggiungere. Per tanti motivi, c'è una grande logica che è nato da lì. Direi che il cinema, come il teatro, era il principe dell'Ottocento, il cinema è stato del Novecento. Oggi il videogioco sta dominando il nostro immaginario, proprio con personaggi che diventano anche film, che invadono quello che si chiama convergenza culturale. Oggi tutto è impastato. Comincia a essere difficile distinguere una storia che trovate su un fumetto al cinema e potete anche videogiocare. Anzi, quelli che oggi sono chiamati transmedia project si basano proprio sul fatto di darvi un mondo narrativo che si completa in diversi, su diversi supporti.
E se voi volete sapere la storia intera, conoscere interamente l'universo di Guerre Stellari, oggi non potete più come me andare al cinema e amare solo e non solo, scusate il gioco di parole. Voi dovete leggere il libro dove c'è la storia di Chewbacca e Han Solo, poi dovete giocare il videogioco per scoprire cosa ha fatto Han Solo quando non era nel contesto del libro, e poi dovete vedere il film e a quel punto avrete un'idea complessiva di Han Solo. Non andate a vedere l'ultimo film perché fa schifo. Quindi c'è questa ibridazione che diventa anche retorica, e torniamo a Spider-Man, dove il linguaggio del cinema imbastardisce quello del videogioco e di ritorno imbastardisce il cinema. Oggi quante volte vediamo le soggettive sparate nei film? Quanti spettacoli televisivi, la GoPro, quante rappresentazioni oggi si basano sulla soggettiva? Arrivano da lì, perché un'esperienza con un videogioco è estremamente, dal punto di vista, se non altro, sensitivo, emozionante. Perché quello fa il videogioco, vuole tenervi lì. Non dimenticatevi come sono cambiati i videogiochi. Quando sono usciti i famosi videogiochi da Batman, Tetris, qual era lo scopo? Pensateci bene. Qual era lo scopo di Batman e Tetris? Lo scopo è sempre uno, che vale dal cinema allo spazio. Purtroppo, adesso sembrano marxisti, diciamo. Lo scopo è fare soldi. Lo scopo è fare grani. Come lo facevano Tetris e Batman? In un modo molto semplice, tra virgolette. Ingaggiandovi subito, cioè voi dovevate iniziare a mettere il gettone e dopo 10 secondi dire che bomba, bellissimo. In 10 secondi voi dovevate capire cosa fare, se non ve lo spiegava il vostro amico in coda, capire cosa fare e non vedere l'ora di farlo. Più un altro dettaglio, dovevate morire il più fretta possibile. I giochi erano difficili. Perché? Perché una volta morti, un altro gettone. Oggi i giochi fanno l'opposto. I videogiochi poi mantenere questo discorso che ho fatto ieri sera, più tempo possibile dentro di loro. No, partita veloce e chiudi la qua. No, no, adesso il videogioco lo sei comprato, costa 70 euro, credi tu. A volte anche gratis, credi tu, Fortnite è gratis. La modalità di più diffusa, Battle Royale di Fortnite, è gratis. Non cantano questi, sono pazzi, 200 milioni non ci hanno detto niente. No, guadagnano circa 350 milioni di dollari al mese. Come fanno? Perché giochi gratis. Però se vuoi una skin bella, se vuoi essere vestito da macchina del videogioco, un dollaro costa. Vuoi una nuova stagione? 3 dollari, cosa vuoi che siano? Poi magari alla fine dell'anno dicevo 500 euro forte sto anno. È quello che funziona. Il tempo oggi deve essere preso attraverso la fidelizzazione del giocatore, che è il contrario di quello che faceva Tetris. Tutto questo genera, se ci pensate, un immaginario con dei pilastri molto evidenti che chiaramente si diffondono. E si diffondono dove? Oggi il gioco va dappertutto. Questo è il personaggio di un gioco che si chiama Deus Ex Human Revolution, Adam Jensen è questo androide, poi ne parliamo per altri motivi. Ebbene, io ho intervistato il game designer, o meglio il character designer anche, e lui mi dice, ma perché oggi io non posso vestire, adesso come sembra stia facendo pubblicità, devo cambiare Versace il mio personaggio. Pensateci bene, perché oggi Besta dà un sacco di soldi a Tom Cruise per mettere il giubbotto di pelle nella Guerra dei Mondi per 2 ore, in modo tale che voi e io lo guardi per 2 ore, fare cose strepitose, uccidere gli alieni, dico beh, lo voglio anch'io quel giubbotto lì, sta così, lo voglio anch'io. Quando posso dare gli stessi soldi a un produttore di videogiochi e fare in modo che Jensen o Lara Croft o Super Mario indossino il mio giubbotto per 150 ore davanti a voi. È una frontiera della moda, dell'advertising, evidentemente. Perché non posso usare il videogioco, in questo caso in realtà virtuale, per farvi rivivere letteralmente delle esperienze storiche epocali? Apollo 11 Experience, in realtà virtuale, gratuito. Voi vedete il casco, rivedete il famoso discorso di Kennedy di cui ho parlato prima, lo vedete davanti a voi. Dopodiché, con Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, salite sul modulo di comando e partite verso la Luna. Non state una settimana come loro, tra andate e ritorno, in mezz'ora arrivate sulla Luna e allunate dentro il modulo lunare, perfettamente riprodotto. E voi siete dentro.
Questa esperienza, tanto che viene usata anche per oggi addestrare, per esempio, i tecnici a lavori manuali, sembra che si imprima, vista in 3D, molto più velocemente e rimanga molto più presa la memoria che leggerla sul libro di storia. Pare che l'hanno usato, hanno fatto l'esperimento con il libretto di istruzioni della Lego. Imparare a costruire il Lego guardando un libretto di istruzioni o vedendo in 3D immagine componibile, ebbene, pare che vederla in realtà virtuale sia molto più efficace dal punto di vista della memorizzazione e della ripetizione del dato. Immaginate di vivere la rivoluzione francese per imparare la rivoluzione francese. Quindi il videogioco a scopo didattico, a scopo formativo, a scopo, come dicevo prima, per fare esperienze che non farò mai. Questo è Drift, in pratica siete sulla ISS e avete sbuttati fuori, non è un'esperienza molto allegra, però prego. Io sono stata la generazione di quark e super quark, sì, passavo le sere a vedere dei bellissimi documentari, però se io una settimana dopo provoco, dicevo che cosa, e quindi avrei dovuto dopo sapere tutto, certo, dalla fisiologia umana, dal mondo animale, no, dalla psicologia, dalle rocce, dallo spazio, io guardavo e ero affascinato, però dopo non è che mi rimaneva più impresso. Adesso c'è qua a Mestre il museo 9 M9, sì, sì, sì. È interessante, sono stato insieme anche al professor Tombalte, 83 anni, ingegnere, ha messo il visore, si muoveva dentro la cucina, c'erano anche con effetti sociali la Sicilia, purtroppo la grande onda, il terremoto, sì, sì, sì. E entravi dentro nella storia dell'Italia. Però la mia domanda è: bene, questo entri, però siamo sicuri che rimani di più nella memoria? Allora, questo è un altro aspetto di psicologia. Esatto. Perché poi dipende anche come tu la vivi. Esatto. Perché tu hai alcuni che leggono, ragazzi, che leggono i libri delle saghe e stanno ore e ore a leggere, da sempre gli insegnanti ci dicevano leggete perché così cresce l'intelligenza, dovremmo avere dei mostri di intelligenza. Poi dipende anche come leggi, perché se lo leggi un libro come un film, per cui non stai attento all'aggettivo, perché quello che conta è l'effetto che crea la sensazione e non anche il gusto di come è costruita, parlo anche professor di italiano, come è costruita una frase, come riesce a rendere una situazione con una dovizia e una bellezza di particolari, tu leggi un libro come fruiresti Netflix. Esattamente, questa credo, è una provocazione, cioè dipende da come la vivi. Credo che sia, è anche come confezionata tutta l'esperienza, soprattutto se finalizzata a, tra virgolette, un apprendimento. Per esempio, faccio caso, ma non so se sto rispondendo, gli astronauti oggi si addestrano con i visori, spesso, e usando dei mock-up, banalmente, degli strumenti che poi dovranno utilizzare. Faccio un esempio, c'è in Germania, dove il centro di addestramento, la ISS perfettamente riprodotta. Grandezza naturale, i tubi dove ci sono i tubi veri, le vittime sono le vittime vere, loro tramite realtà aumentata, quindi tramite un visore che proietta sopra quello che vedono altri contenuti, si addestrano così, in modo tale quando arriveranno nello spazio riproveranno le stesse identiche manovre. Credo che, adesso non so se ti ho risposto, credo che sia tutta l'esperienza in sé che va calibrata per arrivare più efficacemente ad essere appresa. Non è solo, come dici tu, appunto, come dici giustamente, non è solo ho fatto una roba, l'ho vista, l'ho imparata, rimane nella traccia, come nello sport, esatto. No, altra cosa credo che non so quanto influisca, ma il tempo, cioè se Super Quark, una puntata, uno speciale durava un quarto d'ora su il paleolitico, grande cavallo di battaglia, beh, oggi tu a Fortnite intanto che un quarto d'ora ci giochi, cioè io credo che c'è gente qui che possa disegnarmi adesso qualsiasi skin di Fortnite senza neanche pensarci, l'avete visto all'interno tante volte. Credo che anche il tempo faccia la differenza. Queste esperienze, come dicevamo prima, sono esperienze che vi richiedono molta attenzione e molto tempo. Non so se sia scientificamente corretto. Ebbene, dicevamo, dall'inizio il videogioco ha influito altri campi. Questo è il nostro buon Steven Spielberg, foto nella prefazione di un libro di Martin Amis. Martin Amis è uno dei più grandi scrittori inglesi, il cui primo libro, curiosità, lui l'ha fatto ritirare, l'ha ripubblicato ISBN l'anno scorso, il primo libro di Martin Amis, che è come dire un grande letterato, ma veramente, parliamo, non dico chiaramente non Shakespeare, però uno che si occupa di cose
serie, cioè dell'uomo, dei nostri, del mal d'amore, l'esistenza. Il primo libro di Martin Amis si chiamava Invasion of Space Invaders, era il racconto di lui, giovinetto, che ha perso anni nelle sale giochi e spiegava come vincere a Space Invaders, la prefazione gliela fatta Steven Spielberg. Questo per dire che già allora questa potenza evidentemente era debordante. Tanto che, questo forse mi interessa un po' di più, sapete chi è Timothy Leary? Qualcuno dice di sì, però è più della mia generazione. Non vi siete drogati, bravi, bravissimi. Timothy Leary, psicologo, scrittore, è un po' il cantore dell'LSD. È uno che ha scritto diversi libri sull'argomento. Cioè, era un matto scatenato, si chiama La Columbia, gli occhi l'hanno mandato via, tra l'altro, forse anche per quello. Bene, Timothy Leary si avvicina ai videogiochi e capisce, siamo tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80, che il videogioco, proprio perché vi chiede di interpretare un altro personaggio, in questo caso usa David Byrne, che è cantante ai tempi di Talking Heads, cioè un grande rockstar, il videogioco che vi chiede di mettervi nella testa di qualcun altro, forse può essere utilizzato per capire la vostra testa, per fare dei rilievi biometrici dei vostri comportamenti. Cioè capisce che il videogioco può essere uno strumento per studiare l'utente che lo gioca. Ha questa intuizione, progetta questo videogioco, addirittura tentando di coinvolgere Barrocks, Newton, cose che non riesce a portare a termine, ma l'intuizione è fulminante. Stiamo parlando di, ahimè, quasi 40 anni fa. E questa capacità di coinvolgere il mondo, devo essere sincero, devo essere pratico, la rivedete anche dal punto di vista del marketing del gioco. Cosa notate? Non è che il font si somiglia, è proprio lui. Per lanciare Spider-Man, il primo di Sam Raimi, era all'epoca un attesissimo film, Sony e i produttori di Spider-Man si mettono d'accordo e usano Spider-Man, PlayStation 3, Spider-Man per promuoversi insieme. È un'operazione evidentemente di marketing e di comunicazione, ma è significativo che ormai le cose si muovono insieme. È significativo che ormai il nostro immaginario sia alimentato evidentemente dai videogiochi. Ed è significativo che i videogiochi oggi invadano la realtà, e qui torniamo a Sight, in maniera sempre più efficace e facendo scomparire quegli ostacoli che abbiamo visto nel primo gioco difficile per l'interfaccia di Nolan Bushnell, quella roba gialla, la barra, bellissima ma anche abbastanza inquietante. Cos'è questo? Questo è Kinect, tra l'altro è stato prodotto dal commercio l'anno scorso, dalla produzione l'anno scorso. Kinect, con la telecamera che inventa Microsoft per interagire con Xbox, il claim era you are the controller, cioè non ti serve più la periferica, il joypad, il joystick, basta che ti muovi, la telecamera rileva i tuoi movimenti e tu interagisci direttamente con la realtà digitale. Qual è, secondo voi, questa è una grande intuizione, qual è il difetto? Perché mio padre non gioca a PlayStation? Intanto non gliene frega nulla, però. Perché quando ho provato a farlo interagire con PlayStation non ci è riuscito? Sembra banale la domanda, ma è l'intuizione che hanno avuto Kinect e soprattutto poi ha avuto Nintendo, per esempio, con il Nintendo Wii, con i Wiimote. Perché non ha la capacità fisica di muovere il joystick. No, grazie al cielo ce l'ha, grazie al cielo ce l'ha. È più lento. Perché non lo capisce? Perché non lo capisce? Perché non lo capisce? Esattamente. Esattamente. L'intuizione di Nintendo, che sbocana, adesso dico una cosa per cui posso essere criticato. L'intuizione di Nintendo, per cui Nintendo apre il mercato dei videogiochi, che fino a lì era, dopo la PlayStation no, però era comunque un mercato di nicchia, e lo apre per esempio al pubblico femminile che tradizionalmente era non allergico, non era molto interessato a questi videogiochi. L'intuizione che Nintendo ha, che poi è un'altra cosa che adesso vi stupirà, ma usate tutti, è semplificare l'interfaccia. Un pad della PlayStation, tra combinazioni di tasti, le vette, tra le frecce direzionali, ha una quarantina di cose da imparare, sono tantissime. Io, nel mio OTAS, quando sono con lo spazio, essendo io solo,
ho attivi 44 comandi, 44 comandi, cioè devi studiare un pochino per giocare. Se tu giochi muovendoti, bene o male ce la facciamo tutti. Se tu giochi con questo, è fatta. Oggi, da quando è uscito Angry Birds e giochi come lui, quelli che il New York Times erroneamente ha chiamato Stupid Games, che sono tutt'altro che stupidi, tutti possiamo, stupidi ho detto, tutti possiamo giocare. Mentre anche la più grande console dell'epoca degli anni 90, cioè Sega piuttosto che Nintendo, arrivavano se no a 200-300 milioni di giocatori in tutto il mondo, io mi ricordo 5 anni fa Angry Birds aveva avuto 550 milioni di download. Sono cifre mostruose, pensate anche ai soldi che hanno intorno. E beh, e poi, adesso cosa succederà? Adesso siamo qua dappertutto, scusate questa foto è un po' forte, ma vi fa vedere anche quanto la realtà. Adesso cosa succede? Questo. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen, where your digital world is blended with your real world? Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. You know, I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. When you change the way you see the world, you can change the world you see. This is your world with holograms. Di prima, quello finto, a parte il fatto di non aver innestati, è la conferenza che è stata dopo, a parte il fatto di non avere degli innesti oculari, è la stessa cosa, HoloLens, Microsoft, il futuro di Microsoft, però non ha fatto alcun successo, perché il campo visivo, questo è finto, questo è un trailer fatto molto bene ma è finto, oggi il campo visivo concesso da quel tipo di visore di 45 gradi, per cui vedete quegli oggetti lì, vedete, sono una piccolissima porzione dello campo visivo e sono difficilmente, è difficile interagirci, ma tempo, secondo me 5 anni, non molto di più, questa roba sarà la portata di tutti. C'è un altro video che mostra come dei colleghi in ufficio arrivino, si mettono sto aggeggio e decidono di giocare un FPS in ufficio, per cui ognuno imbraccia la propria arma che non hanno realmente e si sparano con mostri che escono dalle pareti e loro che girano. Non mi sembra così finto e ribadisce quello che sto dicendo da circa un'ora e mezzo, che questa compenetrazione tra realtà e digitale è sempre più marcata e modula e cambia sempre di più quello che diceva adesso il video che vediamo. Facebook è pieno di dinamiche ludiche, non me ne accorgete, ma i like arrivano dal videogioco ed è bello perché hanno un sacco di like su Instagram, su Facebook, eccetera eccetera. L'App Store è pieno di ingaggi ludici fatti in modo tale che voi veniate in qualche modo consigliati a un altro acquisto. Oggi la gamification, quella che si chiama così, cioè
l'utilizzo di dinamiche ludiche fuori dal contesto ludico è un fenomeno ormai abbastanza acclarato, tanto che la troviamo da tutte le parti. Questo, mi dispiace per mia sorella perché le ruberà il mestiere, è un'applicazione fatta dalla CNAC di Los Angeles, si chiama Wasabi Waiter, cioè cameriere del Wasabi, che è questo ristorante giapponese, laddove voi su un portatile, su un tablet, dovete semplicemente servire i vostri clienti in una situazione che progressivamente aumenta per difficoltà, mancano degli ingredienti, ci sono troppi clienti in coda, qualcuno si lamenta, eccetera, eccetera. Lo ha inventato la CNAC, è un recruiting game, serve per farvi un colloquio di lavoro, non senza che ne accorgiate, però in modo tale che voi non vi accorgiate dei processi psicologici che un analista deve valutare per decidere se voi siete o no adatti a un lavoro. Benissimo. Era una startup la CNAC quando l'ha lanciato, è un gioco che dura circa 10-12 minuti, io lo commissionò la Shell, insomma, un'azienda piuttosto grossina, e per provarlo gli proposero allo sviluppatore: senti, noi ti diamo 500 candidati, tu ci dici di questi 500 quali sono gli 80, i 100 che dovremmo assumere. Senza che lo sapessero gli sviluppatori, tra quei 500 c'erano già 80-100 persone assunte dalla Shell. Benissimo, con colloqui, con partite, scusatemi, di 12 minuti l'una, il gioco individuò esattamente i 100 che erano già assunti dalla Shell. Lo stesso fa employer italiano, in un mondo alla Farmville, alla Facebook, voi girate passeggiando per edifici come di SD, di Costa Crociera, eccetera, visitate i loro uffici, ci sono delle domande, rispondete, poi girate, usate questo giochino, quest'altro minigioco, e nel frattempo stanno facendo un colloquio di lavoro senza che ve ne accorgiate. Fate dei punti, accumulate dei punti, al top della classifica, l'anno scorso, a giugno, quelli che erano al top della classifica sono stati chiamati dalle aziende che la vedete per fare un colloquio vero. Sono videogiochi, sono finti, è fantascienza. Washington, ospedale nazionale pediatrico, questa ragazza non è esattamente una bambina, ma i videogiochi tramite Kinect vengono utilizzati per facilitare un percorso terapeutico, in questo caso dopo un trauma per chissà quale tipo di incidente, per correggere la postura e i movimenti di chi ha subito appunto un incidente. Giocando pare che la fatica sia più limitata, diciamo così. Questo è italiano, Relief. Per questo? Sì. Per esempio, se è utilizzata la realtà aumentata anche nei reparti più grandi ustionati, laddove si è visto come il far vivere un'esperienza immersiva in diversi scenari, quelli che sono più vicini anche a delle esperienze belle, insomma, anche di pace e di tranquillità, a persone che stanno soffrendo fisicamente molto, pensate ai candidati che non hanno solo una parte ma in tutto il corpo, ha fatto diminuire oltre il 50% dei farmaci che venivano antidolorifici. Pensate quanto è potente, proprio perché come abbiamo il mal di denti durante la giornata, però noi viviamo, facciamo, lo sentiamo meno. Nel momento in cui la sera tutto tace, tu sei steso a letto, è lo stesso mal di denti, ma lo sentiamo di più. Okay. E vengono utilizzate anche proprio a livello di sostegno, come nel raccontare alcune storie per bambini prima di un'operazione, no? Per dare pace, tranquillità, cioè sono usate anche, facendo emergere anche tutto l'aspetto anche della rilevanza psicologica come esperienza. Esattamente come stavo dicendo, e qui c'è un altro caso di quel tipo, Italian Resuscitation Council, cioè un gruppo che accorpa anestesisti, cardiologi, infermieri, hanno commissionato questo progetto, ha vinto, un progetto fatto a Bologna, uno studio appunto bolognese, per insegnare il passaggio cardiopolmonare. Vedete là quello che si chiama tradizionalmente un manichino che, osservato, in quel caso tra l'altro in realtà virtuale, osservato da una solita telecamera, monitora perfettamente il movimento, quindi il massaggio cardiopolmonare, e vi insegna come farlo al meglio. Pare che anche in questo caso, imparato così, rimanga molto più impresso, e peraltro con una precisione
identica, se non superiore, ai mezzi tradizionali, sono anche più costosi. In sostanza cosa vuol dire? Voi siete, cosa consiste? Voi siete in una base marziana, c'è un'esplosione, andate in giro in prima persona, vedete quello che si vede nello schermo, e per la prima volta invece di essere uno sparatutto, è uno salvatutto, voi trovate gente ferita, andate lì, praticate il massaggio polmonare e dovete farla resuscitare, appunto. È stato commissionato dal gruppo italiano che accorpa cardiologi e anestesisti e ha vinto un premio europeo per uno dei mezzi migliori di utilizzo del videogioco e di nuove applicazioni in campo medico. La cosa curiosa è che potete addirittura senza un manichino usarlo su un cuscino, e c'è un video di cui sono abbastanza imbarazzato, io conosco lo sviluppatore, dove io ho fatto un massaggio cardiaco a un pupazzo di Ciubecca, quello peluche di Ciubecca, e funziona, peluche si è ravvivato, diciamo. Quindi c'è anche questo tipo di applicazioni, o come questa. Cave Deus Bidet, vinto, premio Bosch, loro sono un duo di Milano, We Are Museum si chiamano, vinto premio Bosch perché al museo Bosch, ovviamente, cercavano un modo diverso, un modo, tra virgolette, giovane, per fare in modo che appunto i giovani si avvicinassero alla pittura e al pittore e in qualche modo tentassero, fossero suggeriti ad approfondire le opere d'arte custodite nel museo Bosch. Ha vinto questa avventura grafica molto semplice, molto, se volete, anche essenziale, laddove voi dovete risolvere questa sorta di, siete una specie di detective che va al museo, scompaiono delle cose, dovete cercarle e nel frattempo vedete le opere custodite nel museo e le percepite in una maniera nuova e diversa. Ci sono cose anche più drammatiche. Questo è un gioco di Jane McGonigal. Sapete chi è Jane McGonigal? La profetessa della gamification. Lei è convinta, certo che piccolo punta a portatile, volendo, lei è convinta che attraverso questo gioco si salverà il mondo, se ci si può risolvere l'inquinamento, si può risolvere, io non so se è così ottimistica l'orizzonte, ma attraverso questo videogioco, per esempio, lei stimola la resilienza, cioè la capacità di riprendersi dopo traumi che siano psicologici o addirittura anche fisici, vedete là, emozionali, sociali, fisici e mentali, cosa che fa anche l'associazione dei veterani americani. Post Traumatic Stress Disorder, questa è un'applicazione non certo videogiocosa, ma che ha delle componenti del videogioco, che non vi permette, il vostro magistrato risolve, sapete molto meglio voi di me cosa sia, non vi permette di risolverlo, ma vi permette di monitorarne i picchi ed eventualmente cercare urgentemente un aiuto qualora l'indice vi dica: stai attento, stai avendo una crisi, è meglio che ti isoli e chiami qualcuno. Arriva anche in questo caso con delle dinamiche ludiche. Kuma War, perché limitarsi, dico contro di me, a leggere di una notizia giornalistica quando posso rivivere la prima persona? È un sito che 2-3 settimane dopo i grandi eventi, attraverso il videogioco, li ricostruisce. In questo caso era l'uccisione a Ottawa di Osama Bin Laden. Voi diventavate un militare e trovate il famoso compound in Pakistan e, ahimè, davate la caccia a Osama Bin Laden, rivivendolo come un videogioco. Lo fa, poi addirittura c'è un meccanismo per cui le notizie più giocate sono le migliori, vanno in classifica, eccetera, eccetera, eccetera. Un nuovo modo di fare giornalismo, così come questo è Wired America, cutthroat capitalism, cioè i newsmail, l'utilizzo del videogioco per dare notizie e per farle capire meglio. Questo è un gioco dedicato alla pirateria, in quel caso è la pirateria somala. Ricordate, a un certo punto, qualche anno fa, in Somalia c'è stata l'allarme dei pirati che attaccavano le navi, prendevano gli ostaggi e chiedevano dei riscatti. Perché questo gioco, meglio di un editoriale, di un corsivo, mi dispiace dirlo, lo spiega: siete un pirata in Somalia, avete un piccolo budget da gestire, dovete comprare la benzina, dovete comprare proprio dei mercenari che vi aiutino ad attaccare una nave, e poi attaccate una nave. In questo gioco, mezz'ora, potete essere cordiali, potete essere aggressivi, potete andare bene via, in mezz'ora capite esattamente quali sono le motivazioni economiche sotto fra uno di quel tipo. Sì, però così io posso anche dirottare le notizie, le posso controllare. Sì, certamente. Molto più facilmente, quindi già adesso abbiamo un problema con le bufale. Certamente. Così il problema bufale è un interesse. Ma questo discorso più largo lo facciamo dopo,
un discorso molto interessante, quanto il digitale inventi cose nuove, ossia un'accelerazione di cose che già esistono. La faccio breve, le fake news non le ha inventate internet, non le ha inventate Facebook, bufale, come dire, a mezzo stampa, c'era Sofri che aveva una rubrica sulle bufale giornalistiche, non adesso, cioè di bufale giornalistiche ce n'è. Cosa è successo con internet? Alla radio. Esatto, esattamente. Cosa è successo? Di sicuro il digitale ha permesso di amplificare la portata, amplificare la diffusione delle notizie, quindi anche quelle false, e di velocizzare tutti gli altri processi. Ieri sera parlavamo, pensate come è cambiato il modo di corteggiare un'altra persona. Adesso voi non l'avete mai visto, non l'avete mai vissuto. Quando ero pischello io, scusate, digressione, chiedo scusa. Quando ero pischello io, se ti piaceva una persona, dovevi intanto avere il numero di telefono di casa, e se non c'era casa non la trovavi, punto, non è a casa, che vuoi, non c'è, dov'è, boh, e non la trovavi che non trovava a casa, sperando che le riferissero il messaggio, cosa non sempre scontata. Seconda cosa, rispondeva al papà, io voglio vedere come rispondeva, chi sei? Sono Emilio, c'è Clara, perché? Basta, chiusa parentesi, adesso è evidente che i mezzi abbiano velocizzato dei processi, questo ha delle conseguenze, sicuramente sì, quindi sicuramente sì, il videogioco può essere usato anche per fare disinformazione, anche per fare malinformazione, dico di più, e qui tocco un tema abbastanza spinoso, com'è che Call of Duty, prodotto negli Stati Uniti, tutti i terroristi hanno turbante? Questo non è un messaggio chiaro, com'è che c'erano tutti i turbanti e la barba lunga? Per esempio, ci sono, non è mai neutro in mezzo, tant'è che il videogioco fa anche un'altra cosa proprio su questo argomento, quella che viene chiamata premediazione. Vi faccio una domanda, perché avete paura, o meglio, non lo so, dovessero sbarcare domani gli alieni, voi come la prendereste? Arriva l'astronauta, come la prendereste? Onestamente, se adesso, come fece Orson Welles, alla radio sentiste, attenzione, domani arrivano gli alieni, come la prendereste? Sareste un po' preoccupati? Perché? Avete mai visto un alieno? Come no? A cinema, letteratura, sono tutti cattivi, vogliono sempre faccio un mazzo così. Per questo, la premediazione, il gioco più di altri mezzi, soprattutto dall'11 settembre in poi, anche l'informazione, non si limita a raccontare, prevede una cosa che potrebbe succedere e orienta il vostro stato d'animo. Il videogioco più di altri, perché vi chiede di fare una cosa, lo fa anche la ricerca automatica di Google, senza che ne accorgiate. Quando scrivete una parola su Google, vi dice, stavi cercando queste 10 cose, è la stessa cosa, e spesso orienta la ricerca. Tra l'altro, la ricerca automatica di Google, meglio Google, se voi usate il mio computer adesso a cercare una cosa e poi usate il vostro computer, la ricerca è diversa, perché Google sa esattamente quali sono i vostri gusti, le vostre ricerche precedenti, i vostri amici. Mi mancano pochi minuti, era la pubblicità di Call of Duty, cioè di un videogioco che vi permette nel futuro, in quel caso Modern Warfare, anzi Infinity Warfare, di immaginare come saranno le battaglie corpo a corpo nel futuro, quindi aumentate, con esoscheletri, con capacità attraverso i nastri retinici di vedere cose che normalmente non si vedono, tutto finto ovviamente, tutto falso. Peccato che il Predator, questo drone qui, usi per muoversi lo stesso hardware della Xbox, non uno simile, c'è dentro la Xbox qui dentro per muoversi. Peccato che l'interfaccia di guida di quei droni lì, voi sapete che oggi il 57% dei Top Gun, quelli di Tom Cruise, non decollerà mai nella vita, pilotano i droni da casa. Peccato, l'interfaccia dei videogiochi e quelle dei droni veri non siano simili, siano identiche. Quando Reagan nell'81 venne intervistato sull'argomento, disse: sono molto contento che gli americani videogiochino tanto, avremo degli ottimi piloti. Aveva ragione. Aveva esattamente ragione. Grazie al cielo esistono anche cose come questa. Cosa potete giocare? Browser game, andate sul sito, lo giocate,
fare questo gioco. Si chiama 12 settembre, la stanza di cattiva aperta. Ve la faccio breve, allora, è molto semplice, appunto, 12 settembre, lo hai inventato Gonzalo Frasca. Potete giocarlo voi, poi cercatelo. Che cosa consiste? Ci sono dei terroristi, anche qua perturbante evidentemente. Voi dovete col mirino, con le frecce, puntarli e sparare un missile, come fanno i droni. Come fanno i droni. Piccolo dettaglio, il tempo che intercorre tra quando sparate e quando il missile arriva non è istantaneo come nei videogiochi, anche in realtà passa un po' di tempo. E magari quando voi avete sparato non c'era nessuno se non il terrorista, e poi invece arrivano dei civili che vengono uccisi per sbaglio. Quando vengono uccisi per sbaglio, avete visto, le si radunano, queste donne cominciano a piangere e magicamente una di loro si trasforma in terrorista. Se voi continuate a giocare, dopo 5 minuti avete solo terroristi dappertutto. Mi sembra chiaro il messaggio. Evidentemente politico, poi uno può essere d'accordo o no. Quello che voglio dire è che il videogioco diventa anche mezzo per fare critica sociale importante. Diventa anche mezzo per passare un messaggio al suo opposto. Unmanned, un gioco italiano che ha vinto un premio a San Francisco, vi mette nei panni di un pilota di droni nella vita quotidiana. Si è fatto la barba, si è tagliato, poi ha portato la figlia a scuola e poi va a fare il suo lavoro, cioè uccidere terroristi a 8.000 km di distanza. È un gioco che critica il videogioco stesso, perché tendenzialmente i videogiochi in gran parte sono giochi bellici. Ricordo dove siamo arrivati, sono figli dell'esercito, fratelli della bomba atomica, grazie al cielo non sono. They were supposed to be here an hour ago. Maybe they don't come. No. Prodotta dalla BBC, voi potete con il casco fare accompagnare una famiglia che dalla Siria tenta di varcare il Mediterraneo. Siete sulla barca con loro. Quando si avvicina questa motovedetta, anche solo le dimensioni della barca, gli schizzi d'acqua, sebbene sia stilizzato, sono spigolosi, sono cartuneschi, vi assicuro che vi mette la pelle d'oca. Vedervi questa barca di notte che si avvicina, sembra speronarvi, ed è un modo pazzesco di raccontare un'esperienza umana, facendola vivere senza, grazie al cielo, per fortuna nostra, viverla sul serio. This War of Mine, il gioco sulla guerra, ancora una volta come tanti, ma per la prima volta dalla parte delle vittime. Voi siete una vittima di questa battaglia di cui non conoscete le origini. Dovete gestire, un gioco gestionale, questi personaggi facendo in modo che le risorse bastino per tutti, che ci sia riscaldamento e che si sopravviva durante una guerra civile. Questo gioco, l'anno dopo la pubblicazione, è stato utilizzato perché voi potevate acquistare, proprio come Plug Inc., acquistare delle opere d'arte di famosi graffitari, street artist, e facendo quello finanziavate War Child, un'associazione che si occupa dell'assistenza di bambini vittime di guerra nelle zone belle. Ebbene, io credo che un mezzo come quello di cui stiamo parlando, che è nato dall'esercito, che è utilizzato dall'esercito per addestrare il proprio personale, che quindi trasmette dei messaggi, un'ideologia, come ho detto prima, gli FPS, i nemici sono sempre caratterizzati così, però che contemporaneamente serve per raccontare l'esatto opposto, e addirittura serve per salvare ogni tanto una vita umana come la Geek, ebbene io credo che un mezzo di questo tipo così potente, così efficace, sia immediatamente da prendere e analizzare. Questo è il motivo per cui spero che ve ne interessiate il più presto possibile, e questo è il motivo per cui a 45 anni io mi occupo di videogiochi. Grazie. Se pensiamo che virtuale non è l'opposto di reale, ma è l'opposto di attuale, dentro il virtuale si nascondono grandi errori e grandi guerre,
ma anche grandi possibilità e grande futuro. E noi abbiamo fatto questo breve viaggio, ci siamo affacciati e direi che possiamo chiudere qui. Poi in questi ultimi 5 minuti mentre uscite, se qualcuno vuole ancora saltare il dottor Cozzi prima che scappi dentro un videogioco, fate pure, ecco. Cosa che capita spesso. E così vi segnalo, perché qualcuno l'ha chiesto, che l'università è in possesso di una quindicina di Oculus Go, cioè visori di realtà virtuale. Nei corsi legati a questo strumento è possibile anche fare questa esperienza. Sicuramente, sempre se guardate il sito, è probabile che verso la fine del mese, nell'ambito della presentazione di alcuni libri in biblioteca, vi sia data questa possibilità. Abbiamo già iniziato a fare alcuni progetti con alcuni che stanno svolgendo un tirocinio e ci stiamo organizzando proprio per permettere ai genitori e ai ragazzi del San Marco di rendersi conto di che cosa sono i giochi, non guardandoli da fuori ma immergendosi proprio come noi abbiamo fatto con la prima. Altro piccolo spot pubblicitario: su richiesta per cui di psicologia sono usciti i bandi per i posti per i congressi a livello internazionale, quindi di entrare, l'European Congress of Psychology, Mosca, dal 2 al 7 luglio, ci sono due borse premio, insomma, e uno degli ambiti che si affrontano è proprio questo, e qua ci sono delle sessioni parallele, quindi ci sono anche poi studi e ricerche proprio su quest'ambito, magari non così avanti che cosa facciamo nel futuro, qua adesso però. Bene, allora facciamo ancora un grande applauso, poi ritorno anche.